Signore e signori, amici di Yeme Gaming della King's Cup, buonasera a tutti e ben ritornati qui in questo nostro solito venerdì sera. Signori, oggi siamo qui ritornati con la categoria F1, la categoria madre della King's Cup. Oggi siamo ritornati qui con, ovviamente, diciamo, dopo la lunga pausa invernale, quasi un mese, ritornare qui proprio in Ungheria fa un certo effetto. Come sempre in commento il vostro Jimbo e con me, signori, c'è il signor Lombista. Ciao Lomba! Ciao a tutti, buonasera. Finalmente ritornati, vero G? Finalmente ritornati, puoi dirlo forte Lomba. Siamo ritornati già con la F2, c'è da dire, se vogliamo dire le cose per bene. F2 che ha corso mercoledì, tanti colpi di scena quella gara, molto combattuta, diciamo a centro gruppo. Ti sottolineo anzi la battaglia tra Edo e Vinci Game, che se la sono lottata tutta la gara, me la sono vista io da spettatore non, da, diciamo da combattente non pagante, possiamo dire, perché alla fine corsi in F2, ma ero lì dietro che non riuscivo a prenderli. Un assetto troppo carico, effettivamente. Però questa è storia dell'F2. Ragazzi, trovate il link della live anche qui su Twitch, ancora è rimasta, poi la caricheremo anche su YouTube. Ma intanto, Lomba, questa F1 stasera, che cosa ti aspetti dai nostri ragazzi? No, Che tiro fa? Pronostico cutreggio subito? un po' in linea in generale, così. Guarda, io vedo non favorite, ma vedo molto bene le Alfa Tauri oggi, tanto quanto anche le Red Bull, soprattutto Massi, anche dopo che è tornato dal suo periodo brutto. Potrebbe far bene oggi. Però Eh sì, io ti vedo favorite le AlphaTauri. ti dirò, le Alfa Tauri possono essere più che in palla oggi, però c'è da tenere conto che intanto andiamo a vedere. Ogoni chiude in 17-1 il primo tentativo qui in alcuna, arriva anche una Ferrari che mi sa che si sta lanciando adesso, quella di Godri. Godley, allora Quell'intermedia. fa un primo giro con intermedia, vuole prendere un attimo così un tempo di riferimento alla larga, diciamo, così molto, molto generale, per poi andare a migliorarlo e fare un tempo con le soft. Però, guarda, condivido anche la tua opinione. Le Alfa Tauri possono essere belle cattive oggi, però non ti nego che appunto abbiamo da tenere d'occhio un certo Ciumo in Aston Martin. Anche lo volevo dire. Ti segnalo solo Bisconet che è l'ultima curva con un Fuchsia LT2. Quindi Attenzione a potrebbe Flora, ha chiudere. fatto 54,6 nel secondo settore, vediamo, Eh sì, chiude. Mamma un mia, buon tempo poi come 16,4. Q1, E questo è subito un buonissimo tempo per Bisconet. Mentre vedevo, Godin intanto ha preso taglio, Massi invece mi sa che nel giro andiamo on board su di lui, il pilota della Red Bull che ritorna. Dopo un periodo un po' no, che questa seconda parte di stagione se la deve gestire molto molto bene. Intanto vediamo, ha fatto segnare un Fuchsia nel secondo settore, ma andiamo a vedere adesso, affronta le chicane in terza marcia. Non aggredisce troppo i corner, aggredisce anzi nel modo giusto. Quinta, butta la macchina dentro qui, nello snake di quello di Ungheria. Molto importante la percorrenza, uscita, entrata. Questo snake vale tutto il giro. Attenzione, arriva qua. Forse un po' lento, però comunque 54,9. Si ritrova praticamente con un bel gap da chiudere nei confronti di Bisconet in questo momento. Arriva anche Nico, però 17,9. Tempo un po' alto per il pilota dell'Alpine. Non so se basta. Alpine che purtroppo dobbiamo dirlo, conta oggi solo un alfiere, Nico, perché Marco, cause sue, non le diciamo in live, non riesce a prendere parte oggi. E speriamo magari ritorni il più presto possibile in pista. E intanto vediamo, Massi ha fatto segnare 16 e 8. Sì, sulla questione di Marco l'ho leggermente accennato in casinotto che me l'aveva chiesto Tacco, ma proprio leggermente, non mi Aspetta, sono non ho capito allargato. cosa. No, la questione di Marco.
Ah, ok, ne avete già No, parlato in sì, ne sostanza. abbiamo parlato, non ci siamo allargati, ma ne abbiamo parlato. Ah, va bene, sì, ovviamente Marco ha tutto il nostro supporto, supporto di King's Cup. Oh, Marco, attenzione! Attenzione, clamoroso colpo di scena! Clamoroso colpo di scena, Mark Genesi ritira subito in Q1. Errore, in uscita da curva 4, non riesce a fare nulla per tenere la macchina, la perde così. La perde così, e questa è pesante. Veramente tanto tanto pesante per Marca adesso, perché una partenza dal fondo era proprio quello che non ci voleva per lui. Ferrari, che adesso Vabbè. per le qualifiche conterà solo una macchina, quella di Godley. Giro d'uscita adesso, quindi sarà da vedere cosa faranno adesso. Beh, quindi accendiamo un po' questo Q1. Penso che comunque Beh, ti chiede, ti ha scritto Doabba? Io ora sto sì. mandando il link della live, ma ti ha scritto, non so che su Twitch proprio. Ho visto. Non so cosa. Non vorrei che ci fossero problemi, ma non penso in teoria. Non lo so, non ti so dire. Spero di no. Spero di no, perché il resto dovrebbe andare tutto bene. Comunque, mi segnano che il Napoli dovrebbe essere 2-0 in tutto ciò. Ah, un Apple. Eh sì. Accendi Un Apple, mo accendo io allora. Accendiamo tu? Vabbè, comunque. Ah, Edo mi fa una 1-0, domanda un 1-0. po' No, scherzo, particolare 2-0. comunque. No, 2-0. 2-1 ora, 2-1 ora mi dice Oh, Fede. vabbè, oh, tutto. Tutto ora. OneFootball Non è aggiornato, siamo non è più aggiornati affidabile. noi. Ci aggiorna il signor Ho Fede, visto grazie Fede. il gol di Kvicha, mi sono spaventato. Va bene, andiamo a vedere intanto. Tanto 17-3. Allora, Edo Abba mi fa una domanda che effettivamente è un bel po'. Cioè, pizzica come domanda. Chi ha chiesto che non ho visto? Billo è da F2. Ne vogliamo parlare? Ne Diretti? vogliamo F0. parlare? Allora, secco. F1, F2, vai. Addirittura. Mi stai dicendo più veloce di Dani, praticamente. No, aspetta. Dani è compreso Allora. nell'F0. Ah, ok. Comunque, aspetta un attimo, perché assaltatore No, dai, con gomme F1. medie, mi sa che si sta andando a mettere sui tempi del signor Massi, eh. Fa vedere. Perché No, con gomma ah media ha sì. fatto 54,9 nel secondo settore e chiude in 16,9, cioè un decimo da Massi. È un decimo da Massi con gomma gialla. Posso dirti che mi sono leggermente spaventato. Perché? Perché pensavo che andasse a chiudere in pole, sai. Prima C'è mancato poco, però comunque con. Oh, è attenzione! parte. Ma attenzione, Gamer Party, è vero. L'ho appena visto. Stavo andando a cercare chi stava andando a chiudere il giro. E vediamo questa Mercedes in seconda posizione nel Q1, 1.16.631. Mentre gli altri comunque rimangono tutti sul 17. Vediamo anche Simo e Papandrea con gomma gialla, 17.4, 17.5 i loro tempi. Mentre gli altri devono far segnare un tempo ottimale. Ma attenzione anche a Gino. Attenzione a Gino. Perché sta andando a chiudere un buonissimo giro, ha chiuso il secondo settore in 54.495. Arriva adesso sull'ultima curva, spalanca il Ah DRS sì, ed è yes. 1.16.254. 1.16.254 ed è solo Q1, signori. È solo Q1. Permettimi di dire, avendolo leggermente guardato pre-gara, secondo me Gino, anche questo tempo in Q1, Lo guardala, abbatte? no, non è che certo che lo abbatte, ma ricordiamo tutti il sesto round di King's Cup, o quinto, che round era? Sesto, No, Monte settimo, Carlo era Monte il Carlo, settimo quinto, forse. no, il sì, dopo Sesto. Spagna. Sì, dopo Miami, no, dopo Spagna, sì. Il Sì, dopo Spagna, Monte sesto. Carlo, l'abbiamo definita Monte Felicio. Montefelice, secondo me, ungaro.
Un carogino. Un gagocino, esatto. Sarà così? Non lo so. Lo scopriremo solo vivendo, sta Ma cosa. è bassissimo come tempo. Questo mi era. Secondo me sarà Paul F3. Dici? Guarda, forse qualcuno Ma lo riuscirà a sai che scendere su ti 15, però. voglio dire che secondo me qualcuno di F3 è capace che tira il 16-0? E chissà chi. E E chissà chi, sicuramente una Mercedes. chissà chi l'ha. E chissà chi l'ha già tirato in un test. Un 16-0. Purtroppo ci sono certe cose che si scopriranno poi sabato, però. Ah, secondo me, detta così, proprio te la dico in live. Secondo me, i test delle Wild o qualche test, secondo me le potremmo fare in live. Ma sai che l'idea non è male, però è da discutere bene. Intanto ti voglio segnalare che il signor Ciummo, qui presente, in Aston Martin, è sui tempi di Gino. È sui tempi di Gino Felicio. Da vedere se nel Insomma. terzo settore riesce ad acchiapparlo. E stare lì, ultima curva. DRS. Adesso 15, Eh sì, 16. Di 2 millesimi.2 millesimi è davanti. Di 2 millesimi è davanti, signori. Mamma mia. Ciummo, dopo aver vinto Francia, vuole fare il secondo. Eh sì. Però adesso è senza ex, quindi penso che comunque con questo giro si ritiene abbastanza Sì, ma questo è tranquillo. buono pure per il Q2. E anche Dani è nel giro. Mi sa che Oh, è fa un arrivato. doppio giro di riscaldamento lui. Intanto, allora abbiamo tralasciato un attimo la questione della domanda di Edo perché giustamente avevamo da vedere i tempi qui del Q1 e vedevo anche SM, anzi sta andando. Allora, Edo, non ci dire nulla ma ti rispondiamo a fine Q1 per quella tua domanda, non ti preoccupare. Intanto ne approfitto anche per salutare Lolli Panino, una... Sì, era... allora mi ricordo di lui che è stato presente anche la scorsa live, l'ultima live che abbiamo fatto, quindi parliamo dell'anno scorso. E oh, qua SM come Skoda. Skoda tantissimo, forse perde un po'. Vediamo un attimo, e infatti 54... Oh, e intanto là dietro una... Aspetta. Eh sì, però là dietro ho visto una Red Bull, mi sa quella di Massi, che ci ha regalato un piccolo spin in uscita di curva. Però c'è da dire che SM è lì. Secondo me si lo combatte col suo compagno scuderia. Eh sì, mi sa che se la combatte proprio con lui, se non ti Più dico si mette alto. davanti 16. No, infatti 16.5 si mette dietro. Si mette dietro e si mette un lì tra Bisconet e Gamer Party. Massi invece che entra i box, quindi adesso potremmo dire un po' di quiete un attimo per questo Q1, ma in realtà neanche tanto. Intanto C'è Dani. Spartan Block è vero, c'è Dani che fa fucsia nel primo settore. Andiamo a vedere, allora. 7-2. Andiamo on board su di lui. Chicane, terza marcia. Quarta in uscita. Vediamo adesso. Quinta, quarta. La butta dentro così. Forse ha dubitato un po' in percorrenza. Più che altro in entrata di quella curva. Però vediamo. Sesta adesso full gas. Alza leggermente qui. Ma va poi full gas Oh, al per andare limite! con un 54 e 182. Ma sta volando, signori. Sta scendendo già sul 15. Ma è solo un Q1 questo. È solo un Q1. Ma diteglielo per favore. Toglietegli un po' di cavalli dalla sua vettura. Ma Dani non ne vuole sapere. Sull'ultima curva adesso. Corregge. Corregge Dani sul Ma traguardo. l'importante è che ha fatto il tempo, ma questo era un 15 Ma favoloso. questo che tempo era. Ma che tempo che stava tirando Dani. Mamma mia. Che tempo che stava tirando. È incredibile, mamma mia. Che sfiga veramente. Eh sì, quella... ma poi è incredibile che come con quella correzione ha fatto 54 e 1 nel secondo settore. Quindi giustamente con una correzione quantomeno ti aspetti che non perda così tanto, ma si è Ha perso ritrovato più sul di 5 decimi, secondo 16,5. me. Ma secondo me anche qualche cosa nel T1 che ci siamo persi, ti dico la verità. No, io l'ho guardato e non ha perso nulla nel T1. Quindi alla fine mi sa che quella Oh, scodata gli è valsa un Papandrea, 6 giro. 3. Papandrea Messo è davanti. vero, 16-3 ce lo siamo persi. Ed è riuscito a mettersi lì con un 16-3 mentre... Oh, Ciumma intanto si ritira. Ah, ai box, ok. Quindi... C'è Nulla di Godri grave che alla era in giro fine. che si deve salvare dal Q1. Eh sì, era Oh, sì, proprio su di lui. Stavamo vedendo un po' il giro, vediamo.
sesta. La tira qui, mette la quinta anche, slimitandola. E chiude in 55,5. È un secondo quasi più lento rispetto agli altri. Mi sa che se la gioca proprio al limite con gli altri. Mentre Misao Goni, 17,1 e undicesimo per ora. Sta incontrando anche lui un bel po' di difficoltà. Andiamo a vedere Godly invece. Arriva adesso sull'ultima curva, molto stretto in percorrenza. Allarga poi in uscita, sfruttando il cordolo DRS. E fa segnare un 17,7. Lo delega solo in È fuori. sedicesima posizione. Momentaneamente sì, è fuori. Ma mi sa anche che con il tempo che rimane, in realtà non so quanto rimane. Si ritira, infatti, mi sa che è andata per lui. Mentre vedevo comunque qualcuno, anche dei piloti là davanti, sono fuori. Continuano a fare forse qualche altro giro. Quindi teniamoli un attimo d'occhio. Vediamo come si evolve la situazione. Forse Checco invece si sta migliorando. Il pilota Aston Martin, compagno di Ciumbo. Quarta, quinta, quarta di nuovo. E anche lui, come Dani, la butta dentro in quarta in questa sezione. Per poi andare a gestire l'acceleratore. Andiamo a vedere adesso il secondo settore. Chiude in Buono! 54,8. Buono, però dalla pole Taglia troppo qua. taglia tanto, ma era praticamente solo nel secondo settore a 7 decimi di svantaggio da Ciumbo, anzi. Però scendeva di tanto, secondo No, non 7 decimi, anzi mi correggo, 7 me. decimi dal Niente. settore che abbiamo visto di Dani, perché Dani ha Sì, fatto sì, sì. 54,1, sì. Quindi Si rilancia però, mi sa, si rilancia. vedremo. Comunque, la chat si è dimostrata un attimo inerente alla F2. Avremo modo Non di lo so, non la parlare sto anche. guardando. Avremo modo anche di parlare della F2, tranquilli ragazzi. Appena diciamo chiudiamo il Q1, apriamo una piccola parentesi. Intanto, Gamer Ah, Gino ha Party. abbandonato. Gino ha È abbandonato. Me lo riesci a crashato. invitare al volo? Come Intanto vediamo Gamer Party. Ho visto che era comunque in linea sui suoi tempi. Ma mi sa che rientra perché. No, invece non rientra. Vuole chiudere comunque il giro. Vediamo se si riesce a migliorare in settima posizione. Va adesso sul traguardo e non si migliora di 5 decimi. Mentre, assaltatore, sotto di un decimo e 5, perde la macchina e non riesce a migliorare il suo tempo. Mentre Checco ha preso taglio, rimane lì in 16 e 9, decima posizione. Anzi, viene passato da Simo che si migliora di 5 decimi, 1,16 e 912. Riesce a stare lì in una posizione appena davanti al suo compagno di squadra. Quindi finiscono così le qualifiche, il Q1 anzi del GP di Ungheria, che vede esclusi praticamente le due Ferrari, le due. No, la McLaren di Spartan e poi Antonelli in poi sono tutti salvi e vanno a fare l'accesso per il Q2. Volevo sdrammatizzare dicendo che è uno due Ferrari. Volevi sdrammatizzare? No, mi dissocio. È brutto da Io so dire. solo che i punti non si fanno nella qualifica. Sì. Io so questo. Comunque, allora, il dragone mi augura un buon muro a Spa. Poi dici che io non devo voler bene. Oh, intanto Antonelli ha preso 5 posizioni di penalità. Antonelli parte Ma ventesimo. parte praticamente ultimo. Cioè, no, E no, secondo no, me è no, fuori no, dal aspetta, Q2, aspetta. è fuori dal Q1. Aspetta, Ma il no, no, bot no. di Antonelli però. Cioè Eh sì. il bot gli ha preso 5 posizioni? Ma di nuovo 5 Ha posizioni, preso ma è altre strano. posizioni. Ma Allora, mi sembra troppo scorretto per lui. no, aspetta, cioè sì, Cioè, aspetta. Ora mamma mia. vediamo un attimo a fine qualifica cosa ci O in dice. gara alla prima safety car gliele ridiamo queste posizioni in qualche modo. Comunque il prima possibile vanno ridate, Aspetta, non è aspetta, fattibile. ora vediamo intanto. Ti lascio un attimo il recap della classifica, Ah Lomba, sì. vai. Allora, in prima posizione Chum con un super tempo affiancato a Gino di 3 millesimi. Segue proprio Il Andrea. gioco gli ha aggiunto un millesimo Eh comunque, sì, eh. Piccola l'ha sottigliezza di velocizzato. Bugmaster. L'ha aggiunto a Gino. Poi seguono Biscone, TSM, Dani, Gamer Party, Massi, Simo, Assaltatore, Checco, Pimax, Ugo, Nico.
dobbiamo vedere se... No, Antonelli si è Allora, salvato, ma no, dobbiamo vedere effettivamente, però, voglio dire, ha queste preso 10 10 posizioni per posizioni. il bot, quindi alla fine sai che ci converrebbe fare? Rifare la lobby e dare le posizioni, cioè togliere le 10 posizioni ad Rimanere e Antonelli. lasciarlo nella posizione in cui verrà a fine gara. Tanto Esatto. Sì, tanto esclusi tranquillo, Godri, abbiamo Sparta visto la... e Allora, aspetta, faccio un attimo la comunicazione sul gruppo, anche perché voglio dire, queste 10 posizioni Sì. sono più che ingiuste alla fine. Certo, cioè, era il bot. Voglio dire, intanto Lomba, ti chiedo se puoi rispondere alla domanda di Edo nel mentre che mando la comunicazione, quella La riguardante domanda Bill. di Pillo. Sì. Allora, essendo commentatore di F2, avendolo visto molte volte in pista, io da grande esterno, adesso non ho corso con lui, io ti posso dire che secondo me, vedendo i suoi tempi, lui nella top... Adesso non guardo la classifica che è stravolta, ma nella top 7 se la giocherebbe benissimo, contando anche Marco, ma più alto non lo vedo. Più alto di così non lo vedo, perché Ciummo, Dani, Gino sono fenomenali. Poi ci sono quelli più bassi come Massi, Ugoni, Gamer Party, SM, che comunque per loro sono be belli, veloci, per il saltatore. Però lo vedo combattere più con loro che con... Cioè, quei tre là davanti non li tocchi. Effettivamente poco da dire. Perché insistono a far andare Bill in F1? Rodo, Bill secondo me si merita l'F1. Allora, il fatto che diciamo si merita l'F1 alla fine Come se lo merita non Andrea, e come se lo meriterebbe anche Edo se vincesse l'F2. Allora, io ti dico che secondo me questo F2 ha ancora un po' da regalare, cioè Aspetta, ti posso. aspetta un attimo, G. Comunque non... Metà griglia, secondo me, no, Edo più alto di metà griglia. Non Dici combatterebbe della metà griglia. dell'F2? Dell'F1. Edo. Edo ha scritto, comunque combatterebbe per la metà griglia, secondo me non Ah! Ma combatterebbe per metà griglia no, di no, più. aspetta, aspetta, ma vedi che secondo me Billo, se lo mettiamo qua in mezzo, quella top 10 secondo me se la prende, eh. Ora Anche come di ora se più. la potrebbe prendere. E Manu, cos'è che devo rispondere? Lomba de Goat, cos'è che devo rispondere? Roderick infatti dice lasciatelo lottare fino alla fine del campionato. Sì, Comunque, ma certo, ma mica lo aggiungevamo adesso in F1. ma sai qual è il No, fatto? Che sarebbe anche una cosa così, cioè voglio dire, in corso di stagione passi un pilota da una categoria a un'altra, non è che fa una bella, un bell'effetto alla no, fine. ma va, ma ti pare che lo mandavamo subito in F1, Ma no? no, cioè è giusto che comunque come tutti gli altri finisca la stagione e poi si tirano le somme. Il Almeno. dragone preferisce averlo in F2. Il dragone lo vuole battere ad armi pari, effettivamente. Sì. Che poi voglio dire, quell'F2, cioè questa F2 anzi, sta prendendo una piega che non la sto capendo, ti dico la verità, in quanto pilota io sono molto ma molto confuso, cioè... Ha vinto Dragone, ha vinto Edo qualche gara, ha vinto Toby Canada, ha vinto Billo Francia, anzi ha stravinto molte gare che ha fatto. Si è messo in riga e ha tirato dei risultati Chissà che Pillo ha fatto incredibili. Grand Chelem in Francia. Sì. Se non sbaglio, sì. No, anzi, non l'ha fatto in Francia, l'ha fatta a Silverstone, questo me lo ricordo. Silverstone ha fatto un Dragone come l'ha fatto in Francia, è incredibile veramente, cioè merita tutto il mio Come l'ho rispetto. fatto io? Già, Menzioniamolo, dai. L'unica vittoria, menzioniamola, l'unica vittoria di Lomba, anzi la prima. dai. Comunque, Infatti. 17-4 per Gamer Party, lo fa con gomma usata questo giro, quindi vediamo. E intanto Pimax 1.16.686, ma anche lui, se non vado errato, è con gomma usata. Anche lui con gomma usata. No, Non vedo le gomme, mi sa buggato il gioco. no, ce li ho io, tranquillo. A posto. Intanto Ugoni 27-3 nel primo settore. Non male, non male assolutamente. Mentre qua una McLaren si mette da parte. Ok, lascia passare Ugoni, lascia sfilare così. Terza marcia le chicane. Intanto assaltatore.
E anche lui con gomma usata 1.16.421. Questo dimostra tanto. È saltatore nonostante tutto. Nonostante gomma usata, gomma gialla. Lui prende e tira dei bei tempi. C'è poco da dire. Vediamo anche Simo. Mi sa che si è lanciato intanto. E infatti chiude in 27.5 il primo settore. Ma intanto telecamere su Goni per andare a vedere come chiude il suo giro. Alfiere dell'AlphaTauri, compagno di squadra di Danny Snake, apre l'ala mobile, 16 e 730, il suo intertempo alla fine del giro, si mette per adesso in una provvisoria terza posizione, mentre Bisconet, anche lui, sta andando per il suo giro a 27,2. E attenzione, perché questo fino ad ora è il miglior primo settore. Oh, incontra un po' di traffico, forse dubita un po' in uscita, però non dovrebbe aver perso tantissimo. Ma attenzione anche qua, Skoda un po', e Skoda anche in entrata, mamma mia. Quanto sta rischiando Bisconet, un attimo si è distratto, diciamo, un po' per via del traffico, un po' per l'errore. Però vediamo, attenzione la salva. Mamma mia che rischio Bisconet, che rischio si stava prendendo. E là dietro una Red Bull di nuovo girata, mi sa che è sempre Massi. No, in realtà no, in realtà era... Sì, era quella di Massi. Ma Bisconet, che rischio, stava tirando comunque un bellissimo giro. E quindi adesso è importante, e soprattutto è importante farlo segnare in Q2, perché vai poi in Q3, ti vai a giocare le prime 10 posizioni, ti vai a giocare alla fine la pole position, importantissima in Ungheria. Lomba, tu che dici? No, non stavo ascoltando, stavo Intanto rispondendo a sicuro, Edoabba. aspetta, ti segnalo il sorpasso di Massi Box nei confronti di un Alfa Romeo, mi sa quella di assaltatore, un po' così Ah. per scaramanzia, giusto per. Così. Vabbè, Sì, così, ha fatto quello che vorrebbe fare in l'ha voluto gara. salutare, l'ha voluto Eh salutare. sì, gli ha fatto un saluto amichevole. Come Alonso su Tsunoda. Va bene, dai, Molto comunque, ti amichevole. dicevo, poi in Dimmi. Ungheria. Importante, oppure anche chi è secondo può avere le sue occasioni come se partisse dalla pole? Allora, o allora, so che l'F1 a volte sa fare le loro gare correttissime. Non dovrebbero fare i fenomeni in curva 1, però si può passare, la curva è molto larga. Ti dico che la pole è importante, ma la partenza è importante, non la pole. Te lo dico così diretto. Quindi in sostanza anche chi parte secondo, ti voglio dire anche terzo, così proprio Sì. arrancando qualche posizione in più, potrebbe avere le sue chance. E effettivamente... Io te lo dico qua, Oh, la pole non è. attenzione, attenzione. Ho ripreso qua Gino, ha tirato una scodata veramente pericolosa. Mamma mia, che pericolo. Stanno scodando un po' tutti, eh. O meglio, una buona parte ha tirato belle scodate. E Gino infatti ha perso quasi un secondo, se non di più, nel rispetto a un suo ipotetico giro. Eh sì. Il Il Gino felice non lo fa... giro felice. Anzi, il Gino veloce. Il Gino veloce, signori. Eh sì. Gino feroce. Gino Montefelice, ormai abbiamo trovato un sacco di nomignoli a Gino, non so quanti gliene abbiamo assegnati nel corso della stagione. Di tutti gli Ha hashtag che più nomi lui abbiamo. che tutta la King's Cup. Ma Olè, gomma usata? no, no, sì, Ah, gomma gomma. usata. Vabbè, ragazzi, Ragazzi, è no. gomma usata. È solo gomma usata. È solo gomma usata, ma dov'è Ciumo? Ciumo in 16,6 è lì, gomma usata anche lui. Ma ha rifilato 6 decimi a Ciumo. Penso che abbia fatto forse un errore, ti dico la verità. Posso dirla grande, ma proprio Ma alla stragrande. grande... Basta che non è una cosa bannabile. 14. Ragazzi, aiuto dalla chat. Tira il 14 nel Q3 o no? Secco. Va che le condizioni sono perfette, Aspetta, queste no, mi condizioni dice che è meteo sono nuovo. Aspetta, perfette. aspetta, aspetta. Potrei aver sbagliato una cosa, eh. Cosa nuova? No. La gomma. Potrebbe? Gomma nuova? Allora no, 14 no. No, aspetta. Ma a me non Allora, sembra tanto nuova, dalle striature della gomma. io metto. Ma ti dirò. La gomma pare nuova.
Ma a me non sembra. No, Però voglio dire, un giro. ma va, come fa a essere nuovo? No, effettivamente. No. Ce lo facciamo dire da Dani se la gomma è nuova o no, perché ho i miei dubbi Glielo adesso. scrivo rapidamente un attimo. Allora, aspetta, però vedi il migliore. Se io metto migliore, mi segna tutti un giro alla fine. Forse. Eh no, però effettivamente avranno usato la gomma del Q1. Però Aspetta, dubito che Dani. Glielo sto chiedendo rapidamente perché ha pure scodato e. Dai, mi Come? sta scrivendo, Però eh? aspetta un 10%! attimo. 10%! La gomma è usata! È gomma usata, ma. Ragazzi. E allora avevo letto bene, mi sa. Mi sa che Ragazzi, avevo letto bene. Ma attenzione, SM542 intanto si sta andando a mettere su dei buonissimi tempi. Forse proprio in mezzo a Dani Assaltatori in questo momento. Quindi occhio al pilota della Haas. Ma attenzione perché c'è anche un pilota Mercedes che arriva. Forse non è Gamer Party, no, è Gamer Party che stava rientrando i box. Quindi vediamo SM542 nel secondo settore 16 e 0,29. 1,16,0,29. Un nulla che lo divide da Dani Snake 84 millesimi. 84 millesimi. È incredibile. Pure Lolli lo Sì, dice pure Lolli 14. dice che secondo lui tira il 14 alto, però voglio essere un attimo realista. Per me il 14 è bello lontano. Ti dico la verità, lo vedo abbastanza lontano il 14, però quantomeno ti voglio dire, non dico 15 medio. Guarda, 15 medio sì, però vorrei tentare Sì, ti tantissimo il ricordo che è 15 gomma basso. usata. Ti ricordo che le condizioni dopo saranno perfette. Vabbè, dai, va, basta, dai. Però Ha saltato non so perché. se è gomma nuova, però, No, no, aspetta, non so se è gomma. allora. Se vai a vedere, tu prendi No, no, non ho le gomme, premi. non ho le Allora, gomme io. fai Ah così, no, sì che premi. ce l'ho. Buongiorno. Ecco, Allora, ho sbagliato. premi quadrato, vai su No, no. dettaglio e metti Invece che dettaglio ho migliore. messo di stacco. Vabbè, tu sei quello speciale. Mannaggia te. Dai, è un No, no, giro, non è. non è Allora, ha nuova, la stessa gomma di è Dani. È gomma nuova. usata, No, ragazzi. ti dici? Ma dovrebbe. Ma secondo Secondo me è me non è nuova. usata. No, però scusami, cioè. No, è nuova, sennò diceva due giri. E allora anche a Dani. Però no, Dani ha fatto il giro con la gomma che Dani, al 10%. 10%. E no, però aspetta un attimo. Ma non è che hanno fatto. Aspetta, mo sarò anche ignorante io per quanto possa ritrovarmi qui. Avranno fatto il doppio giro di riscaldamento, no? O no? Non lo so, non lo so, non ti so dire. Comunque ti segnalo anche che Andrea ha fatto 16,2, si è messo in quarta posizione. Ha 8% di gomma, saltatore. Quel poco di usura però non dà un decimo. Mi pare gomma. E alla fine, no, è gomma nuova. Cioè, non è gomma usata. Quel poco di usura non dà un decimo. Aspetta, è una gomma rodata. Easy. Aspetta, aspetta. Dani, però il 10% ha iniziato il giro, me l'ha detto. Non l'ha finito col 10%. Ma possiamo Vabbè, mai. tanto Ma EQ2, possiamo mai avere questi EQ3. dubbi? Ah, dai, EQ3, Raga, raga, allora, EQ3. hashtag i dubbi del Jimbo, anzi, del Jimbusta e dell'Ombista. Eh? Il Jimbusta e Jimbusta l'Ombista. e lo. Anzi, E lo Gommista e il telecronista. mister telecronista. Ah, che Bombolone al bella la Formula microfono. 1, che bella, che bella. Comunque, un minuto e mezzo praticamente alla fine del Q2, Lomba. Ma secondo te, vedendo un po' l'asticella della top 10, chi è che viene No. escluso? Ti tocca dirlo. Oh, Pimax! Pimax, attenzione! Io ti Cioè, volevo dire Gino, ma poi ha fatto un volevo dire anche puzzolone io a Gino, perché ho visto dopo che ha fatto il 15-8. Arrivano tutti così, un tempo dietro l'altro. Però. Ero sulla televisiva con Pimax, l'ha persa all'ultima curva, sovrastress in uscita.
In questo momento comunque è escluso dal Q1, dal Che ti Q3, dico? scusate. Vuoi sapere che ti dico? Vuoi sapere che mi dici? Voglio sapere, sì. Esce ciumbo. Come esce Chum? Aspetta, oddio, è vero. 27-1, si Ah no, migliora. aspetta, però sto facendo un fucsia clamoroso, Calma. aspetta. Vabbè, Calma e Ortomuso, dicevano. no, Andiamo a vedere un attimo è un Nico, però. amico vero. Nico, ultima posizione. Oh, la perde. La perde all'ultima curva. Nico è fuori. Timo Mi sa che per Nico è andata. è fuori. Simo anche. No, Antonelli. Simo aspetta. Oh, intanto Oh, Massi e Massimiliano. Ciummo. Contatto. E guarda Ciummo, è senza ala. Mi sa che questo però Ma che è sarà da successo con contare. Massi? Scusami. E mi sa che questo è da contare come penalità, però non l'ho visto. Ma se Questo lo non ha dobbiamo un l'ala, attimo vedere, sì, poi ci faremo mandare le qualcosa è clip. successo. Qualcosa è successo. Comunque va ridato ad Antonelli, ma... Cioè, dobbiamo vedere. Mamma mia, finissimo. Intanto Checco, Checco si mette a vediamo. 16 e 5 e E si guarda, salva. Ciummo non ce la fa. No, vabbè, io gufo troppo. E l'hai detto alla fine. Antonelli, vediamo Io se riesce a gufo migliorarsi. Ma che peccato per Ciummo. troppo. No, Antonelli è troppo tardi. Intanto. Ci viene a trovare in live Landador. Ciao Landador, buonasera. Allora, Lomba, se tu non lo sai, te lo dico Non lo subito. conosco, ti dico È subito. il ragazzo che praticamente ha organizzato, ti ricordi il Monza Winter Race a cui abbiamo Sì? partecipato? Ecco, è il ragazzo che ha organizzato. Ah, ecco, ah, buonasera, buonasera. Eh sì. No, veramente ci siamo trovati bene in quell'evento, siamo stati contenti di aver partecipato e ci teniamo in contatto, speriamo che si faranno altri eventi così alla fine, perché comunque ci fa piacere partecipare. E mi sa che Massi, mi sa che sì, mi sa che Massi ha ostacolato Ciumma alla fine. Vedevo un attimo le chat anche sul gruppo. Vediamo, ma non lo so. Eh sì, mi sa che però ci sono i 5 secondi. Perché pure lui dice, eh sì. No, no. Le 5 posizioni purtroppo le deve prendere. Comunque sì, c'è Dani che mi specifica che aveva la gomma usata. Ok, Dani specifica che aveva gomma usata. Niente, Allora, no. io che dobbiamo fare? Io ti dico che Allora, no, pronostici no, vedevo un 3. attimo. Allora, Io Massi gli e... ha. Allora, praticamente Massi. Ah, il gioco giustamente gli ha segnato già la penalità al posto nostro, le 5 Sì, posizioni. lui gliel'ha data, l'ho visto io. E Gliel'ha infatti, data vedi, perché 5 posizioni Massi. Eh parte decimo, anzi. sì, e quindi allora, momentaneamente, visto che dopo dovremmo rifare la lobby, la griglia in questo momento rimane. Non questo ovviamente, però a seguire dall'undicesimo, da Chum in poi, Antonelli poi partirà Però aspetta, giustamente Massi può continuare, lo tredicesimo. farà al Q3, sì. Sì, può farlo il Lo Q3 farà. perché ha fatto l'accesso. Però avrà 5 posizioni in più. Ok. Esatto. E Antonelli rimarrà 13esimo. Invece che 20esimo, 19esimo proprio. Esatto. Antonelli ha 10 posizioni, sì. Comunque, ti volevo far notare una cosa. I primi 10 sono raggruppati in 7 decimi. Cioè. Io dico solo che ho detto che c'è un Moscifa. Ed è uscito veramente. 22 secondi, il Ecino Napoli ha vinto lo ancora scudetto. abbandonato. Ho letto un commento Eh sì. Eh Ma sì. guarda, io non ti voglio insultare perché siamo in live, ma... Vabbè, ma. Che Sono ti devo milanista, dire? te lo dico direttamente così. Sono tipo la goma. Ah, Vediamo. magica. Ah, ma. Vabbè, vediamo. Volevo Infatti. salire l'invito. Ah, ho appena visto la clip Di chi? di Ciumbo, se va a vedere sul gruppo. Invito Gino e la Sì, vedo. invitalo. Anche se comunque poi dobbiamo Ah, voglio rifare. mettere... No, signor Jimbo, la trazione media in F1 non si mette. Ah, Edo mi sa che chiede per un amico, Eh sì. evidentemente. Te Il mio amico chiedi si per un chiama amico, Edo, Baedo. giusto?
Guarda, vorrei dirti anche io di sì solo perché vorrei ritornarci tanto. C'ho corso in F1, perché ci ho corso. Però. No, L'hai preso, no, scherzo, 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 no, taglia, 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 taglia. allora, ci credi se ti dico che qualche volta, qualche giro mi tenevo dietro Dani? Anche se con una mescola di differenza. Oh, aspetta, però ho visto la clip adesso. È eccessiva. La Cosa? clip. Cioè, eccessiva in che senso? Spiegati. Sono più che giusti le 5 posizioni. Effettivamente sì. Però voglio dire, noi della direzione Secondo gara non è me che possiamo stare fermi nessuno da un comunque. 10. No, Ah, dai, 5, 5. ma guarda, anche se fosse stato solo l'impeding, le 5 posizioni ci sarebbero state. Però comunque, Sì. Lomba, carissimo Lomba, 10 minuti, inferno. E si inizia con il Q3. Andiamo intanto onboard con Ugoni per andarci a vedere un giro all'Hungaroring. Curva 1 si stacca poco prima dei 50 metri, forse anche dopo, per provare a tardare un po' il punto di frenata. Blocca qui in percorrenza, poi si attiva il primo DRS. Si va adesso verso curva 2 anche qui. Si stacca molto tardi. Terza marcia, quarta, quinta e poi in pieno in salita verso quella che è curva 4. Attenzione adesso, fine del primo settore. 27.523, poi si va ad affrontare quella che è curva 5, insidiosa soprattutto per l'uscita, infatti con un leggero sovrasterzo, e adesso le chicane, destra-sinistra, importante la percorrenza, terza in percorrenza, quarta in uscita, poi si gioca con le marce qui nello snake, si gioca soprattutto anche con l'acceleratore cercando di dosarlo nel miglior modo possibile, però Ugoni decide di alzare il piede. Evidentemente non era il miglior giro per lui. Ne riproverà una breve. Ma andiamo a vedere intanto chi è che sta andando a fare un giro. Assaltatore Forse Assaltatore, il signor Assaltatore arriva 27-2 adesso. T1, 27-2 nel T1 e adesso sta percorrendo il secondo molto bene. Buona la percorrenza, non aggredisce tanto il cordolo interno, anzi vedo che comunque sta abbastanza lontano dai cordoli del 54 e 2. Intanto Checco Checo squalificato. squalificato? Cosa? Mi sa che parte ultimo Checo, sai? O parte decimo? No, No, forse no, parte parte decimo. decimo, parte decimo. Squalificato in Q3, comunque parte decimo alla Ti fine. posso fare una prediction che questo giro di assaltatore è un 15 e mezzo? E Scherzo. invece è un 15.819, praticamente è lo stesso giro che ha fatto in Q2. Strano. E mi sa che la gomma comunque è una gomma nuova alla fine. O Aspetta, più c'è che nuova, eh sì, no, è nuova effettivamente. Dagli nel giro, 14-0. Come 4, cosa 14-0. 14.0? No, 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 nel T2, nel T2. Ma no. 54-0, ho sbagliato a dire, Ah, sono appunto. dislessico, sono dislessico. Vabbè, mi hai fatto preoccupare, ho detto come 14 a Attenzione. 0, scusami. E Però al 15 e mezzo lui lo fa. mi sa che lo fa No? perché arriva. No? E comunque però un 17. 15 a 7, tanta roba, Lomba. Come primo Tanta, sì, tanta come primo roba, sì. effettivamente. 15 a 7. Si mette lì mentre Massi e Andrea e Gamer Party 16 e 4, punto 5 e punto 9 i tempi della Red Bull e delle due Mercedes. Ugoni Biscone ha invece pure un rientra buon i box. tempo, eh. Biscone ha E pure. invece vedevo Black che non gli ho dato tanto peso perché comunque leggevo i suoi messaggi ma non li ho nominati. Ci dice che secondo lui la pole si fa in 15 e 2. 15 e 276. Secondo me la pole non si fa tutti ritirati. Oh, dobbiamo far partire comunque i piloti. Che facciamo? Partono tutti i box e rimane solo uno. Non Fine. parte nessuno. Non si fa la gara. Partiamo noi due. Partiamo 1-2 Ferrari. No, sta lasciando gli scherzi. Paul di Checco. No, dai. Comunque, Dai, dai. piuttosto c'è SM nel Scherzo. giro. C'è SM nel giro. Andiamo a vedere, signore SM. Scherzando io comunque. Ma Questo sì, è online. tranquillo. Ah, 53-8. Mamma mia. Aspettavo che lo dicessi tu, Lomba. Oh, Skoda. Oh, l'ha fatto Skodalo, apposta, l'ha fatto apposta. Skoda Skoda SM. Lomba. Arriva adesso sull'ultima curva, mi sa un po' di lag, ma comunque arriva. DRS.
E sul Calogero per un 15 e 597. Ed ha scodato. E ha scodato. Ascodato qua Ma non è l'omba ha che con la fatto una scodata ha bella piu. guadagnato. Cioè, E chiedo. no, dai. Ha perso un decimo netto. Io ho seriamente paura che scendano sul 15 basso perché ci scendono sul 15 basso. T'ho detto il 14. Tu mi hai detto il 14, io ti dico che scendono in 1.15 e 234. Segnati questo tempo. 1,15 e 198. Ah, tu vai leggermente abbassi, cioè 194. ok. E io dico 2.34, siamo lì. Dani fa 194, Assaltatore fa 195. Flame dice 15 a 127 di danni. Ragazzi, sono aperte le non scommesse. Le Scommesse non. scommesse non scommesse, Ah, non si possono fare, è bannabile? ecco. No, non lo so in realtà. Ormai lo Ah, diciamo, boh, io ma sono più minorenne, non, perché. siamo minorenni, non lo possiamo fare, però. Nel dubbio, scommesse con i punti M Gaming, dai. Si Esatto. possono fare? Guarda, io ne avrei praticamente 25.000 di punti M No, Gaming. ma a parte, ma si possono fare le scommesse? Cioè, le scommesse con i punti? Mi sa di sì. Non lo No, non so. so. No, Mi sa che lo può allora. fare solo il capo Per dell'account. questa cosa devo vedere in realtà. Però, Dell Perché io ho allora. visto che da altri streamer si può fare. Eh sì, poi vedremo. Comunque, cercherò di organizzarmi anche per questo. Ora, Lomba. 4 minuti. La pista è vuota e deserta. La quiete prima della tempesta la definivano questo momento del Faccio potere. tempo a scendere io a mettere un 14 basso. Così. Però No, dai, dai. veramente, L'ho quiete detto prima della io. tempesta. Abbiamo. Dani ha saltatore il Gino. Ah, così, top 3, neanche il tempo che te lo chiedo. Certo, Gino non ha fatto il giro. Giro, giro felice. Il Gino felice. Guarda. SM Dani Assaltatore. Per adesso SM ha tirato uno strappo incredibile. Due decimi. Quasi due Meno. decimi. Diciamo. Perché andando a vedere comunque. No, in realtà è un decimino e uno. Perché comunque è un 15 e 5, 15 e 7. Si percepivano due decimi. In realtà è un decimo. Due decimi sono da Assaltatore invece. Poi abbiamo Bisconetta a 4 decimi. Si alza poi. Il gap con Massimiliano che sale praticamente a 8 decimi dalla pole, Andrea a 9 decimi, Gamer Party Ugoni e Gino che diciamo devono far segnare un tempo ottimale comunque per provare a stare lì con gli altri, con diciamo i protagonisti di questo Q3 che iniziano a scendere in pista, inizia a scendere in pista Ugoni e Andrea, i primi saranno loro a far segnare un giro, anzi, l'ultimo giro di questo Q3 che sarà No, importantissimo perché adesso si come vanno a l'ultimo giocare la giro. posizione in griglia. Ma ne vanno due, minimo. In realtà se ne fa uno buono e l'altro con gomma. Ugoni ne può Ma fare due. allora Ugoni sì, ne può fare due, però sai qual è il problema? Che con gomma usata senza Ers non credo riesci a fare il giro. Però al secondo tentativo. Ma dovresti Nel aspettare caso un po'. dovrebbe fa dovesse fare un giro brutto al secondo tentativo in tasca. Allora, intanto ci dice. Vedevo un po' i commenti. Come 4 a SM. 1 Napoli. No, scusa. Allora, sì, ho letto anche io quel commento. Però non è il momento. Leggevo Sì. piuttosto le prediction. SM Paul. Flame ci dice SM Gino Dani. E in più. Bisconet secondo Flame. Sembra essere quello un po' più sottovalutato della griglia. Non lo so, ti dico la verità, però io, almeno io personalmente, da quando è entrato a correre, Bisconet l'ho sempre visto come uno di quelli che può mettersi lì. Bisconet Io l'ho sempre detto, Bisconet se lo gioca per le top alfa. sì, le ha le potenzialità per stare lì, infatti adesso guardalo Alcuni dov'è. non mi hanno creduto, ma secondo me Bisconet è forte. Ma Bisconet, intanto là un Alfa Romeo che si sposta al limite, ma vediamo Ugoni. Vediamo Ugoni è il primo che fa. Segnare il giro mi sa che ha alzato. Sì, infatti ha alzato. Ha alzato Ugoni. Ha alzato Ugoni Andrea invece nel giro. Però attenzione. Oh, si è girato un Alfa Oh, Tauri. E Dani. Dani. Dani che si è girato. Attenzione.
Arriva Andrea. La butta dentro, aggredisce tantissimo il cordolo. Lo aggredisce tantissimo. Adesso in percorrenza del secondo settore. Arriva, sesta marcia, tirata, alza il piede. 54,2, si migliora di 5 decimi. Sta scendendo sul 16,0. Sta andando a mettersi sui tempi di Bisconet lì davanti in quarta posizione. Ma attenzione adesso. Va nella percorrenza della penultima curva. Per poi andare breve tratto rettilineo. Per poi andare sull'ultima curva. Questa curva 180 gradi. DRS arriva sul tratto con un 15. 857 per poco. Non si mette davanti a Saltatore. Che però è partito adesso per il suo giro. Mentre arriva anche Bisconetta. Andiamo a vedere. Si sta lanciando. Mentre Massi si lancia. Anche lui si sono lanciati tutti per il giro. Forse vediamo Dani. Anche lui si sta lanciando. Mentre Ugoni è ripartito. 27,3 nel primo settore. E adesso si è accesa questa qualifica. 10 secondi alla fine per tutti. È l'ultimo tentativo. All in questo Q3. Andiamo a vedere quindi. Ugoni sarà il primo degli altri che andrà a far chiudere questo giro. Infatti scade il tempo per il Q3. Vediamo, 54, 495 ed è un buon secondo settore questo. È un buon secondo settore, arriva adesso penultima curva. Si sente però la pressione di questi piloti, si sente tantissimo, si sente la tensione nell'aria più che altro. Arriva adesso, apre il DRS sul traguardo, 15, 16, 363. Ed è solo una sesta posizione a Saltatore intanto. 1.15.577. Ma andiamo a vedere intanto la Mercedes Gamer Party 1.16.031. Riesce a migliorarsi, si mette lì in quinta. Ma vediamo invece, sta arrivando Gino. Sta arrivando Gino, teniamolo sott'occhio. Questo è il suo primo giro, primo e ultimo del Q3. Arriva in 1.15.182. Ma Ma attenzione Massi, 16.0. Sta arrivando anche un'asse, quella di Bisconet. E non si migliora. Ma attenzione agli altri SM, si sta migliorando, ma non basta. Dani Dani in seconda, 14.4. Dani in seconda, ma attenzione SM, Ma 1.15.379. E signore e signore, pole position, super! Super, super pole position per Gino Felicio. Tira fuori un giro super velocissimo, fucsia, incredibile di questa sessione. Lo tira fuori così e lo fa con stile. Un giro e si mette davanti a tutti. Detta legge in quel di Ungheria nella qualifica. Ma che ho visto? Ma ovviamente Incredibile. devo andare a vedere i settori perché devo vedere 1 subito. Aspetta. 15 e 1. Aspetta, fammi vedere il direttore di gara perché secondo me è clamoroso. È incredibile. Gino veloce. Gino veloce. 1:15 e 181. Aspetta. Ragazzi, segnatevi questo tempo. Ha fatto 27,0, 26 e 6, 21 e 4. Aspetta, dimmi di nuovo il setto. Aspetta, lo prendo in Aspetta, live. io ti dico. Allora, guarda SM e io ti guardo Cino, Vai. guarda SM tu. 27,0. 27,1. 26 e 6. 26 e 6. 21 e 4. 21 e 5. Ha fatto la differenza nel primo e terzo settore. È incredibile. Io Mamma sono mia. Adesso veramente vicino a pure Flame, io ho di 10 millesimi. Sì, dobbiamo però rifare la lobby. Perché per il fatto delle penalità, esatto. Quindi chiedo un attimo se. Allora, No, Dani no, ci ma mi ci dice sei che ha troppo. sbagliato il giro, effettivamente. Comunque, Sì, ma si è percepivo tirato, un ha po' usato che le gomme. Dani. Come? Dato che si è tirato, ha usato pure le gomme. Eh sì. Allora, intanto, Lomba comunica che rifacciamo la lobby. Comunque, gliel'ho già detto, dillo di nuovo per sicurezza. È Intanto. asciutto comunque, però non sappiamo quanto, ma mi sembra tutto asciutto. Ok, allora scrivi sul gruppo intanto, ragazzi, non andatevene perché rimaniamo qui in live con voi, comunque intratteniamo un attimo. Siamo qui nel mentre. Allora, ti chiedo Lomba se puoi mandarmi, o meglio se hai un attimo Q2 e Q1 mi serve, il Q3 ce l'ho appena preso. Perché con 2Q1? Per la classifica, per la Ah, griglia, la classifica anzi. completa. Anche se la chiedi un attimo ai ragazzi. Sì, faccio io.
Ok. Allora, intanto aspettiamo un attimo. Meteo, allora ci dicono che praticamente era tutto asciutto. Quindi abbiamo la certezza di una gara asciutta, ragazzi. Allora, andiamo a impostare Ungheria. Qualifica non la dobbiamo mettere. Andiamo a mettere, anzi, griglia personalizzata. Eccola qui. Poi restrizione aiuti, ragazzi. Come ben sapete, non so se molti di voi lo sanno. La F1 solo, trazione off, cambio manuale. Questo, come vedete, tutto off. Consentito anche l'ABS. Allora, Allora, top realistico. 10 ce l'abbiamo. Anzi, non dinamico che faccio. Però più che limpido, mi pare era comunque un po' nuvoloso. Allora facciamo così, nuvole sparse asciutto, poi diventava praticamente asciutto. Ok. Comunque ti interrompo qui, magari i ragazzi che non lo sanno, sempre sul Napoli-Juve, il Napoli ne ha fatti 5. Ma prego. Il Napoli ne ha fatti 5. Non sto scherzando. Raga, è venerdì 13. Vorrei dire solo questo alla fine. Cioè, il Napoli in questo caso ha fatto come Gino. Ne ha dati 4 agli altri. Mamma mia. Allora, danni auto sì, il ghosting no. Queste le lasciamo così normali. Allora, Michele, sono mandato l'invio. Allora, intanto mando velocemente gli inviti così. Ho impostato un attimo al volo la lobby. Grazie, adesso non vedrete perché devo giustamente mandare gli inviti. Gino, Lomba, Mark, Nico. Invitiamo tutti. Simo, Massi, Andrea. Invitiamo questi qua. Ogni testo invitiamo anche gli altri. Sì, è quello il problema. Allora, in mezzo a loro c'era Spartan, se non sbaglio. Sì. Ok, allora stanno entrando tutti al volo. Purtroppo, se non fosse per F1, a questa casa saremmo già a commentare il primo giro, ti dico la verità. Però. Cosa? Ah, vabbè, sì, ovviamente. Allora, Marco. Non riesco a trovare SM. Eccolo qua. Trovato. Allora, intanto vedo di sistemare due impostazioni al volo. Allora, qua è tutto a posto. Postazioni e simulazioni le ho pure impostate, quindi va tutto bene. E dovrei aver impostato tutto, in teoria. Mi manca solo la griglia. Quindi chiedo gentilmente, ragazzi, se riuscite a entrare il più velocemente possibile. Siamo in 13, vediamo un attimo. Allora, saltatore Nico, vediamo chi è che manca. Ciummo, Gamer Party. Invitiamo. Allora, intanto, vediamo di prendere un attimo le posizioni della. Lomba, tu intanto sei entrato in lobby? Mettiti spettatore, se no mi. Ah, ok, sei già spettatore, a Già posto. spettatore. Sì, ok, è che non ti vedevo, quindi. Allora, adesso mi serve velocemente la.
Non riescono Allora, a mandarlo. facciamo una cosa, dovremmo staccare al volo la live e riattaccarla appena startiamo. Quindi, ragazzi. No, aspetta, aspetta, aspetta. Oh no? Allora, sicuramente Mark, E Spartan per e no, no, Cody. ti dico per non rischiare. Per non Ah, rischiare, sì. sta. Allora, ragazzi, non ci dite nulla. Per non rischiare, stacchiamo al volo la live. Ritorniamo a breve. Rimanete sintonizzati qui su MGaming. Che tra massimo 5 minuti ritorniamo in live. Mi raccomando, vi aspettiamo tra poco. Signori, siamo ritornati live dopo l'aver rifatto la lobby molto veloci. Siamo di nuovo qui, Lomba. Siamo ritornati stavolta con la Sì. gara. Abbiamo sistemato la griglia e vi aggiorniamo, giustamente, su quello che dovete sapere, che Antonelli le 10 posizioni di penalità che ha preso gli sono state rimosse, partirà quindi P13. E il signor Massimiliano, dato il contatto che ha avuto con Chum, che gli ha causato praticamente l'esclusione dal Q3, partirà in dodicesima posizione con le 5 penalità che gli ha assegnato il gioco. Quindi queste sono state alla fine le decisioni prese. Ora aspettiamo che i giocatori, anzi, i piloti, chiamiamoli piloti perché i giocatori pare, non lo so. Brutto. Non brutta, però Giocatore non gli dà il giusto valore, il giusto peso, di ecco. cricket. Vabbè, però a questo punto giocatori di calcio, voglio dire, nulla da No. dire, nulla da dire contro, ragazzi, non mi fraintendete. Però voglio Piloti. dire, piloti ha il suo effetto, mi dici, quello è un pilota, fa un certo È un effetto. fenomeno. È un Sono fenomeno. pilota. Allora, 30 secondi, non ci sarà giro di formazione e signori, intanto stiamo ritornando live, mandate subito questo link a più persone che potete, perché adesso la partenza è importante, importante gestire, soprattutto la partenza, la prima curva, importante quell'imbuto lì che si creerà, un sacco di auto a ventaglio se potremmo vedere, 5 secondi e andiamo in griglia. Ci siamo. Aspettiamo gli semafori, eccoli qua, 3, 4, sui motori, 5 per il Gran Premio di Ungheria, attenzione Massi Oh, che prende ma subito, drive through incredibile, falsa partenza, mentre qua intanto partono, buono spunto da parte di Giovinci, attenzione là dietro un po' nelle retrovie, qualche scodata, attenzione SM, subito deciso, cerca di prendere la prima posizione, giro, allunga la staccata dall'esterno SM, l'allunga all'interno, ma attenzione anche al saltatore che si fa vedere, nei confronti di Gino scodano, sono in 4 qui, sono in 4 verso curva 2, uno dietro l'altro, attenzione Dani che si fa vedere anche nei confronti di Gino, oh, palla dietro, dietro, mamma mia, mega dietro. contatto là dietro, nelle retrovie coinvolti un sacco di Mamma piloti, mia! Ed è safety subito! safety Oddio, car che è subito il primo successo! giro, Ma che è coinvolti un successo? sacco di piloti. G, sono esplose 7 macchine! No, guarda qua, sono fermi! Eh no, Guarda mi sei la sorpassi Visconet! il Eh sorpasso sì! illecito. Antonelli purtroppo ritirato. Ma che caos il primo giro. Sono esplosi tutti! Che caos il primo giro, signori. No, perché Massimiliano guarda, in più, che a ricordiamo. parti. Aspetta, scusate Qua. se ti interrompo. Cioè, Vai. Checco non ha l'ala. Spartan non ha l'ala. Andrea ce l'ha. Allora, ti spiego. Gotrich. Dal nono al diciassettesimo sono tutti penalizzati in sostanza. Ah, no, aspetta. No, non vedo penalità. No, no, penalizzati nel senso che devono rientrare in box. Infatti, Non guarda. tutti, non tutti. No, allora, praticamente Massi deve Ma rientrare forse poi qualcuno a. la può sedere. Eh sì, Massi Ma deve Massi prendersi il adesso drive-thru. riesce a scontare il drive-thru? No, non si può. Deve scontarlo a fine safety car. No, no, dico, essendo che ci sono i 3 giri, lo riesce a scontare? Sì, Cioè, dovrebbe quello lo conta dopo safety car, sì. No, scontarlo no, no, praticamente. no. Allora, mentre sei in safety car non ti No, conta questo i ok, dico giri che appena mancano al esce. drive-thru. E appena esce, Appena appena esce deve entra. entrare, sì, deve entrare. È quello il punto. A tipo due Gamerpack si è giri ritirato, che è massimo. successo? È ritirato Ma ai mi sa che box. Gamerpack. Ai box si è ritirato. Mi sa che Avrà rotto Gamerpack la aveva. posteriore. Sì, aveva rotto quasi, forse la posteriore e forse danneggiato il sottoscocca.
Per forza, non puoi continuare lì a quel punto. Mamma mia, ma questo primo giro. Questo primo giro. Una bomba. In tutti i sensi. Vabbè, si è girato Spartan in faccia a Godly Come in si è uscita di girato? se... si è girato in uscita di pit lane. Ancora. Non riesce a stare in pista, Spartan. Vabbè. Boh, Oh, bella sono, partenza. diciamo che sono cose che succedono. Sono cose che Ma succedono. Comunque, guarda qua davanti comunque com'è cambiata la griglia. Cioè, SM ha saltato Gino. Invertiti. Dani è lì in quarta posizione. Chum è riuscito a salire in quinta. P-Max invece è salito in sesta posizione. Ugoni è rimasto Dani bene o male quarto. lì. Dani Sì, quarto. l'abbiamo detto. Simo invece in ottava e a gomma bianca come Dani. Massimiliano deve scontare il drive-thru ed è in nona posizione. Massimo è ultimo. E Massi sì, dovrà ripartire ultimo. E adesso mi sa che siamo già al terzo giro, ma io ho veramente paura che Massi non riesca a scontare il drive-thru. Aspetta, mi è arrivata una clip. Oddio mio. Posso avere paura? Sì. Dispiace Ovviamente, ragazzi, non... dirlo, ma è scandaloso. Mamma mia. Eh sì, e poi come avevi detto tu, ha rotto la posteriore. Purtroppo, diciamo, quando sono tanti in rettilineo, è Ma difficile, però... mamma mia, è grave, non è difficile. È grave, sì. Mi hai corretto. Allora. Dettaglio gomme. Andiamo a vedere un attimo il dettaglio gomme. Molti con gomma media, pochi con gomma hard in tutto questo. Giustamente, Massi. Pochi con gomma hard? Eh sì, praticamente sono. Sono 7. 7 Sono su 7. 16. Anzi, comunque. 8 a Mantone ritirato. Diciamo, Non no, no, basta. contavo giustamente quelli rimasti dopo i due ritiri. Te lo dico a Safety sto punto. in questo giro. E Sì. adesso l'unica cosa che dobbiamo sperare per Massi effettivamente è che possa scontrare il drive-thru. Però vedremo dopo. Concentrati sulla gara adesso. SM in prima posizione, seguito dal saltatore che ha gomma bianca, svantaggiato per la mescola di differenza. Gino Felicio, gomma gialla, è lì. Dani anche lui con gomma bianca. Intanto Simo Ugoni penalità, attenzione, Dani si affianca all'esterno ma qua davanti assaltatore ed SM sono lì vicini. SM parte, Ha SM, fatto una oh, partenza Dani, clamorosa. la perde Dani, Ma come? l'ha persa Dani e ha Non colpito ci credo. Mark Ciummo. fuori! No! Mark fuori insieme a Ciumo che ha perso 5 secondi. No, vabbè, ma che gara è? L'ha persa Dani, ha colpito Ciummo e si è Ma ritirato Mark. Ma è no, Ciumo, incredibile. che gara. Intanto Andrea dentro, Sugoni. E non... Anche Checco, Sugoni. No, guarda Dani, mi sa che ha rotto attenzione qua. tutto. Mamma mia, vanno insieme intanto Godly che prende anche una posizione su Goni. Attenzione Massi, Nico, mi sa Massi. Oh, Massi, è sgigiato. E non l'ha Attenzione. ancora scontato il drive-thru. E me lo deve scontare adesso. Mamma mia. Non E Chum è senza ala. Mamma mia, mi voglio mettere nei panni nel che... direttore di gara F1. Gianluca chiede cosa si è perso. Tutto giallo, tutto. Si è perso una gara. Due. Eh sì. Anzi, due. Una prima safety car e l'altra dopo. Il punto è che non c'è stata safety in questo... Vabbè, appena, Perché era era appena appena uscita. rientrata, sì. Non può. Oh. Gianlu stava guardando a Napoli, non poteva uscire subito. Eh sì, 19-5. Inizia un po' il passo gara da parte di SM. Inizia un po' il passo gara da parte di tutti. Dopo quello che è successo, incredibile. P-Max
Pimax intanto in quarta posizione, Simo lì in quinta, Bisconet Andrea, mentre qua dietro vediamo Bagarri intanto tra Alpine e Alfa Tauri con Oh, Ugoni lì in Massi ha preso 100 undicesima e secondi. Dan. Oh, Massi, 5 secondi in entrata box. Non l'ha. Ma. No, non l'ha ascoltato il drive-thru. Gli ha cambiato le gomme. E Massi mi sa che voleva prima cambiare e poi. No, no, no. Mi sa che doveva ascoltare il drive-thru. Siamo attenti a Forse. quello che succede ora. Ciumo intanto rientra Non i lo so. box, gomma media. È una gara tutta da ricostruire per i ragazzi là dietro. Servirebbero altre safety. Per quelli dietro. Praticamente sì, adesso SM è primo. Diciamo quasi inaspettato, potremmo dire. Ma guardami un attimo, Checco, non sembra Calbot? Checco. Corvalbot? Oddio. No. Cioè, è un movimento un po' meccanico Vedi un attimo se è in del lobby. Guarda, mi stai facendo venire un volante. Come dubbio. Vedi un si attimo. vede? No, basta se provi a invitarlo. Provo a invitarlo. Intanto SM 19.141. Sta avendo un buon andare. Ma attenzione, Gino assaltatore. In bagarri 2 per la seconda posizione. Gino tenta l'incrocio. Ma assaltatore chiude bene la linea. Va così in modo difensivo nei confronti di Gino. Cerca di chiudergli la porta. Attenzione insieme. Gino all'esterno. Gino all'esterno di curva 2. Incredibile. Vanno così. Ma assaltatore che chiude la porta. Oh, attenzione, E Gino. attenzione, lo voleva fare all'esterno di curva 4, secondo me, ma ci ha ripensato, ha L'ha detto toccato, con no, l'ha calma qui. toccato. L'ha toccato con Secondo. la posteriore, quindi È non è lì. ripartito meglio. E qua Mamma perde il mia. prestatore sul cordolo. È vicino. Guadagna tanto Gino. Vediamo adesso il secondo settore chi è che lo fa meglio. Perché analizzare un attimo gli assetti comunque. Più che altro lo stile di guida adesso del secondo settore è importante, ma ti dico a vista d'occhio Gino sembra averne leggermente di più. È vicino. Lo segue. Continua a ridisegnare il posteriore dell'Alfa Romeo, si avvicina ancora in frenata. E adesso vanno sull'ultima curva, gli separano 3 decimi. Forse assaltatore. Oh, qua Oh, perde errore, errore. tantissimo. Errore di assaltatore. Gino ne approfitta. Ma attenzione. Ehi, Cerca di chiudere. Honda. Si sportellano. Oh. Si sportellano assieme. Era Adesso pure curva 1. DRS. DRS ADRS, Gino. E Gino. chiude il sorpasso. Ma assaltatore non ci sta. Dall'esterno cerca di provarci di nuovo. Ma non riesce. Ed è costretto a rimanere dietro. Forse anche per lo svantaggio della gomma. Oh, Oh, alza. Skoda. Skoda, Altro perché scoda, saltatore. scoda. Scoda tantissimo qui. E adesso con calma, salto 3, è una gomma hard. Dani, intanto, con le sue medie. Dani fa segnare il giro veloce. Anche lui vittima però di un suo errore, dobbiamo dirlo, eh. Sì. Perché comunque c'è da dire che tutti possono sbagliare, però. Certo. Comunque, Massimiliano in tutto questo. Cioè. Ah no, l'ha scontato il drive-thru. Infatti è tredicesimo. Con però i 5 secondi dei box. Sì. Mentre Ciumbo si è avvicinato a Spartan. Cercherà di prenderlo. Devono prendere Massi. Ma poi da Massi a Dani. Che gap che c'è. E da Dani al gruppone c'è anche un grandissimo gap. Ma basta vedere anche. Vedo Ugoni che sta molto molto in difficoltà. Ugoni in questo Sì, momento è 21 undicesimo. 5, E gira in 22. 21.2 con gomma. Con gomma hard. Cioè praticamente gira quasi 2 secondi più lento rispetto a SM che è con gomma gialla. E lui girava praticamente sul Basta 19. vedere un tempo di una hard. Adesso te lo dico subito. Aspetta. Eh sì, oh, intanto bandiera gialla. Oh, si toccano Chum e Spartan. Virtual safety car. No, comunque Simo gira sul 20 e mezzo, quindi non è proprio così tanto lento rispetto agli altri. Comunque, diciamo, più di quel mezzo secondo Sì. c'è e fa una bella differenza alla fine. È un bel jolly però per Dani questo, eh? Perché può riattaccarsi piano piano. Allora, se la sfrutta bene la virtual si sì, può riattaccarsi. Ma
Allora, ci dice Giovanni che hanno sbagliato entrambi in ripartenza safety. Allora, diciamo che la ripartenza safety è stata un attimo Caotica. non caotica, però abbastanza dubbia. Perché Dani è ripartito, però l'ha persa. Quindi è stato comunque un errore, prendiamola così. E intanto, allora, Massimiliano e Spartan nei box. Con Spartan che mette gomma rossa, Massi mette gomma gialla e viene No, però doppiato. Gommardo usata. Sì, gomma hard, scusami. Però viene doppiato da Gino. Anche Spartan. E intanto riparte Spartan la addirittura gara. da Goni. Spartan è stato doppiato da tutti praticamente. E adesso praticamente devono continuare a spingere. E adesso devono aspettare che gli altri facciano la sosta e poi vedere come si evolve la gara. Nono giro dei 35, questi primi giri che sono stati, mamma mia, cioè non saprei descriverli. Si gira Spartan. E comunque guarda qua, sono belli vicini, c'è un bel trenino, ti segnalo, che praticamente va da, ti direi, da Nico fino a Simo, se non sbaglio, esatto, da Nico a Simo. Un trenino per la quinta posizione in questo momento. Ma ti dico, Simo in questo momento con dietro Bisconet, vita dura. Ah. E Massimiliano intanto 5 secondi mi sa che deve lasciare andare a Saltatore che è davanti, è doppiato. Infatti si mette da parte. E guarda Saltatore dove rispetto Gino. Perso tantissimo. Però da vedere anche Sì, il ma gap che secondo aveva. me io ho guardato un po', Massi l'ha intralciato tanto. Qua bisogna stare attenti su queste cose, eh. Bisogna stare molto ma molto attenti. Vedi Dani intanto Spartan che come la passa lascia passare. Spartan. Lascia passare Chum lì in tredicesima. Qua dietro Ma hanno Ogoni gira su tutti. Eh 21,7 però. sì. Qua dietro hanno tutti una gara da ricostruire con Massi che comunque riesce a stare lì e prende anche 3 secondi. Vorrebbe passare a Saltatore forse per sdoppiarsi, però purtroppo Ma Non può. non è la gara, non può, non è. Per Eh sì, non carità, magari è pure più veloce. Scoda pure, Massi. No, ma non sta rischiando inutilmente una gara che non è recuperabile. Solo con la questo safety. momento sì, non è recuperabile. Perde un po' di tempo, ma deve continuare a stare lì. E a Saltatore Cioè, non deve puoi spingere il più possibile pretendere. alla Non puoi fine. pretendere da doppiato che passi quello uno che è terzo. Esatto. Che comunque, voglio dire, anche solo ti dico la verità, almeno questa è cioè, ora è una mia visione, prendila così. Oh, Oh, Simo. Simo, non facciamo in tempo a parlare. Il capo del trenino ed esce la Oh, se lo safety. incontra davanti Ugoni. Se lo incontra davanti Ugoni, inaspettato, L'ha e lo centrato. colpisce. E prende pure 5 secondi, ma è ritirato. Ed esce di nuovo safety. Ed esce safety, Simo che l'ha persa in uscita. Spartan drive through. E oh, attenzione qua, Guarda Dani. da Dani. Mamma mia. Rischio. E adesso un bel po' i box, eh. Spartan intanto che si ritira. Ormai era diciamo doppiato. Questa gara che è molto strana, eh. Troppo. Troppi ritirati in modi caotici, nessuno Ma diciamo capisce che nulla. molte cose vanno evitate. Però, Purtroppo sì. guarda, vorrei dirti, fanno parte delle corse, però fino a un certo punto. Troppo, troppo, Fino a un non è mai certo successo. punto. Non ho mai visto questo. Non ho mai visto questo. Ricapitolando, magari per i primi che non. Ricapitolando, i primi due vanno nei box. Vediamo a Saltatore. Entra Saltatore a gomma hard però. Mentre Pimax rientra. Vediamo Godly. No, Godly sta fuori. Godly sta fuori con gomma gialla. Questa scelta sai che non l'ho capita da parte di Godly.
Aspetta il delta e adesso va. Vediamo, non esce neanche prima. Comunque mi sa che la scelta non ha pagato. O meglio, potrà pagare, ma dobbiamo vedere a lungo andare adesso nel corso della gara. Vuole concludere la sua strategia. Che effettivamente non è neanche una brutta idea, sai? Quindi dobbiamo vedere un po' come si comporta adesso, perché hanno fatto tutti la sosta. Ma mi sa, allora, se non vado errato, in questo momento dovrebbero essersi sdoppiati anche tutti. Dovrebbero essersi sdoppiati tutti perché... Sì. Sì. Infatti Massimiliano e Ciuma adesso possono andare ad aggregarsi, perché infatti sì, hanno passato la safety e tutto quanto, quindi buon per loro, riescono a ricostruire adesso la loro gara. E ora l'importante è prendere più punti possibili. Perché E adesso sì, sta ovviamente gara... con calma devono andare i ragazzi un attimo e vediamo che cosa ne esce fuori, perché in tutto ciò, qua davanti, possiamo prendere Godly un po' come un intruso tra i big? Sì, Così lui si vabbè, intrufola. dai, non è scarso, No, 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 però assolutamente. Però dico, quando sei sì, abituato a vedere delle... quando sei Diciamo... abituato a stare dietro la top 10, poi ti trovi questi fenomeni Comunque c'è da davanti. dire che Godly in Francia una P5 dopo praticamente Sì, gare che non appunto. faceva punti, praticamente no. Ha fatto punti solo in Francia, Godly. È una statistica un po' così. Però fa riflettere alla fine. Cioè, diciamo, un po' per fortuna, un po' per sfortuna, un sacco di fattori. Alla fine Francia gli è andata bene. Speriamo Ungheria vada bene anche per lui. Lo dico anche perché in parte guidando una Ferrari vorrei che la Ferrari facesse i buoni punti. Però, vabbè, bisogna vedere. E in tutto ciò, SMG, no? Gommard. Però la cosa che mi fa un po' incuriosire, sai qual è l'omba? Assaltatore No. ha messo gomma gialla. È matto. Ma in questo momento la gomma gialla quanto gli potrà durare? Massimo 13 giri, 14 ma fatti bene. Cioè spinti uno dopo l'altro. Ma poi penso che la gomma inizi a cedere. E arrivi praticamente agli ultimi giri che effettivamente potresti giostrartela con la rossa. Quindi bello interessante in questo momento, eh. Pimax intanto anche lui quinta posizione, Nico che si ritrova in sesta, Andrea, Checco, Biscone e Teogoni vanno a chiudere la top 10, Dani che in questo momento ha dietro due cagnacci, potremmo dire. Cioè guarda gli ultimi tre, Lomba. Ah, ma cosa c'è, Massi? Massi scontato drive-thru, ha passato No, tutti. è perché è De così Marco lontano passa tutti. dal dodicesimo. No, era un po' più distante da Ciummo lui. Però Ah, ok. vuole rientrare. Rientra Massi. Decide di rientrare i box. Allora, ti dico, non ha sfruttato il... Cioè, o meglio, non ha sfruttato. Ha sfruttato il fatto che è uscita la safety. Perché in quel momento lì che ha fatto si è sdoppiato e poi è andato adesso ai box per cambiare gomme. Sconti 5 secondi, torna a pieno regime, diciamo in battaglia potremmo dire. Però voglio dire, qua dietro Dani, Ciummo, Massi, Cagnacci, in senso buono, eh. E intanto Dragone rientra in live così dal nulla e fa: che cosa è successo? Drago, è successo tutto. Ma non si è capito niente. Ecco che cosa è successo. E Gianluca adesso mi fa notare una cosa, Lomba. Se è successo questo in F1,
La F3 domani. Cosa combina? Che cosa combinati in F3, Lomba? Vai, dimmi un po'. Lomba si astiene dalla risposta. Puoi farlo, non ti dico nulla. Io voglio fare una gara come la sta facendo SM. La Speriamo. tocca piano. Speriamo almeno. Guarda, Lomba a muro però. io non dico Giova! nulla. Giova! Io te ne ho da 5 come Napoli ne ha date alla Juve. E dico fuori live cosa te ne do di 5. I secondi in pista, ovviamente. Sì, secondi. Piuttosto, vediamo SM stavolta come parte. Attenzione Gino che cerca di affiancarsi, sono vicini tutti quanti. SM stavolta parte, partono bene tutti quanti. Attenzione Godri, forse un No, errore in parte benissimo, ripartenza. Sam. Partito benissimo, ma saltato che vicino nei confronti Oh. di Godri, anzi affiancato. Cerca di andare a prendere la posizione, Oh. adesso a fondere il colpo all'interno. Vediamo, attenzione, anche nei confronti di Gino si fa vedere quasi a Guarda dargli Biscone con fastidio. Checco. Ma Bisconet e Checco, Guarda vediamo qua dietro dietro. assieme. Mamma mia, vanno insieme. Mamma Vanno mia. insieme, Bisconet è vicino, cerca di affondare il colpo su Goni. Ma Goni non ci sta, attenzione. E attenzione qui perché vanno insieme gota a gota alla 3. Alla 3 e poi alla 4. No, Alla 3 e poi alla guarda 4 è Dani vuole, dove pericolo. vuole passare. Attenzione, ma attenzione, Ok, attenzione Biscuit lo qua, lascia mamma proprio. mia. Mamma mia, che rischio. Che rischio qui, signori. Ho Mamma mia. avuto paura per un momento, eh. Ma Biscuit te l'ha lasciato passare Dani, secondo me ha fatto bene perché là era molto più veloce. Effettivamente ti dico la verità, sì. Sì. No, ha proprio lasciato sul rettilineo. È ripartito Comunque per non meglio. rischiare, sì. Ecco, Sì, dopo tutti sti ritiri. Ha detto lasciamolo intanto che passare. va in linea difensiva nei confronti di Goni, prende anche 3 secondi di penalità, forse un po' troppo difensivo qui. Si è penalizzato da solo, però 3 secondi che saranno da vedere se a fine gara lo penalizzeranno effettivamente di tanto oppure non proprio. Ma vediamo intanto anche Andrea nei confronti di Nico. Molto vicino lui. Molto vicino. Prende tutta la scia. Si fa vedere. Cerca di affiancarsi. Attenzione. Con una mossa qui all'ultimo. Vanno insieme verso curva 1 con Nico. Che cerca di chiudergli la porta. Ma Andrea dall'esterno vuole prendere la posizione. Attenzione. L'ha chiuso Nico però, da difende così. Ma Andrea è vicino anche Dani. Attenzione con Bisconet e Ugoni insieme. Tanta lotta qui nelle curve. oh, Oh, è però così, no. e continuano a toccarsi. Attenzione. Dani intanto ne approfitta e passa, ma un po' da rivedere tra Andrea e Nico quello che è successo. E attenzione qua, assieme, ma Massi dove voleva andare? Con Nico che praticamente l'ha mandato lungo, e adesso rientra in ultima posizione, Massi è in undicesima. Retrovie belle calde. Scoda anche Bisconet. Che Scorano qua tante, rischi con Ugoni. attenzione qua, mamma mia. Ugoni e Massi non ne vogliono sapere più, devono passarlo il prima possibile praticamente. Ma vorrei andare un attimo qua davanti perché SM Assaltatore e Gino stanno facendo un buco nei confronti di Godly che per adesso guida il gruppetto della quarta posizione fino praticamente ad andare oltre, fino alla tredicesima, un po' più distaccati da Checco, diciamo che comunque è lì con Danny Snake che lo vede lì dietro, si avvicina. Andrea, anzi, che cerca di avvicinarsi, vediamo, Dani non ce la fa. Anche qua davanti, Pimax che vuole provare il sorpasso su Godly. Mamma mia, quanto è andato vicino qui. Godly scoda qui in uscita, è Ma Godri ha vicino. sbagliato la strategia. Godly da vedere. Perché comunque avrà forse un vantaggio dopo a fine gara, perché è una gomma molto molto più fresca. Però da vedere se effettivamente si realizza. Ma attenzione Dani, attenzione Dani, che vuole No. andare all'esterno della 4. Ma Checco se la Oh! chiude. E che Oddio! incrocio. E che Non incrocio ci Dani credo. Snake. Ma che cosa ha chiuso Dani? Che Mamma cosa ha mia. chiuso così? Un po' dal nulla, un po' inaspettato, Dani tira fuori una delle sue magie. E adesso è iniziata la rimonta del leone, del leader del mondiale Dani Snake, nonché il tre volte campione di Kings Cup. Vede lì davanti una Red Bull. Non è quella di Massi, è quella di Pimax. È comunque un suo rivale. Lo deve passare il prima possibile. Perché poi una Ferrari ancora da passare, quella di Godly. Può andare ad acciuffare una quarta posizione importantissima. Quella che si era guadagnato nel corso della qualifica. E deve poi andare a cucire un gap. Però
Dobbiamo vedere adesso passo dopo passo, gara dopo gara. Siamo qui in quello che è il 19° giro dei 35 Diciottesimo. previsti. 18° E anzi. ti volevo dire che siamo arrivati a metà gara. Siamo a E che metà si fa a gara. metà gara? E a metà gara arrivano i nostri gufonostici, Lomba. Esatto, me l'hai detto bene. Cioè, l'hai detto bene. Vabbè, non so parlare, Lomba. Non mi dire nulla. Allora, Nessuno sa parlare oggi. non sappiamo parlare. Però, sai cosa? A metà gara viene quasi impossibile fare i gufonostici. Perché, guarda qua. Guarda qua, Dani, quanto è vicino. Si fa No, vedere. Dani, Alla Dani. 4. Prepara l'uscita. Attenzione. Non è È passa qui. qua, passa la chicane. La Dici. rischia. Così di botto. No, no. Oh, si Oh! gira Vabbè, io. Godly! No, è goffo troppo. Si gira Ho detto che passa Godly! la chicane, effettivamente è passato. Effettivamente è passato, però che sfortuna. Vabbè. Questo sarà stato, sai cosa? Il cordolo esterno Sì, ho prima visto che l'aveva dell'uscita. preso Esatto, troppo. proprio quello. E adesso Danny deve passare Pimax. Comunque, vai, al volo, gufonostici. Dani Gino Saltatore. E a proposito di Dani, i miei li dico dopo perché è vicino su Pimax. Attenzione. Oh, ma lo vuole Molto rallentare qui, vicino. eh? E No, ha attenzione. scodato lui. Un po' un forse un errore, sì, però vediamo. DRS adesso Dani prende tutta la scia. Anzi, no, non Oh, prende quanto la è scia. chiuso. Ma attenzione perché Normale qua adesso. davanti è Sammy Assaltatore in bagarre per la Oh! prima posizione. Andiamo un attimo qui davanti. SM mantiene, ma anche qua dietro Dani nei confronti di Pimax prende la E c'è quarta Cacco dietro? posizione e Checco lì che cerca di farsi vedere. Adesso tutto da vedere cosa succederà, ma SM difende la posizione nei confronti di Assaltatore. Adesso lo vedo. Oh, Assaltatore lungo, lungo Assaltatore. E adesso Gino sa che deve prenderlo. Ciumo intanto penalità di 3 secondi, sta battagliando anche lui con Massi a quanto vedo. Oh, Ciumo la perde. Errore in uscita. Errore in Sì. uscita e la riprende adesso. Non so cosa sia successo, ma da quel che ho visto sembra essere Oh, ha rotto stata. tutto! Ha rotto tutto, Checco! Oh. Proprio direttamente nel muro! Aia. Colpetto al posteriore. Lascia passare Ciumbo. Mamma Incredibile. mia. Un errore qua. Non so, quello di Ciumbo penso sia stato un errore, ma Checco non so cosa gli sia successo. Non ho visto, ma ho visto che ha rotto tutto. Ho visto, sì, è un po' come è successo con De Klerk in Brasile. Eh sì. Siano Ben. qua davanti, sono tutti vicini, eh. Qua davanti i primi tre stanno facendo un'altra gara praticamente. Mentre, Oh, attenzione. gialla, che ecco ancora, mi sa. Ciumo. No, Ciummo, Ciummo. Gomme calde per Ciummo. Che l'ha persa. Giustamente adesso continua. Però deve stare un attimo più attento con le gomme. Mentre Checco ha anche 5 secondi di penalità. Si è trasformato in un incubo la gara degli Aston Martin in un solo Eh giro. sì, purtroppo sì. Ma qua davanti sono vicinissimi. Gino sul saltatore, mamma mia. Incollati. Sono lì. SM intanto continua in prima posizione e in tutto ciò Assaltatore è quello che in questo momento dovrebbe essere forse quello più avvantaggiato? Oppure no? No, no, sono più avvantaggiato SM Eh sì, guardali qua, uno dietro l'altro. SM cerca di fare traiettorie anche diverse, ma lo segue Assaltatore. Cerca di Gino. seguirlo, cerca di stargli incollato praticamente. Prende il DRS, si avvicina, ma ancora non riesce a sferrare un attacco nei confronti di SM. Forse ora potrebbe. Vediamo, attiva il DRS. Attenzione, è vicino in curva 2. E affonda all'interno. Si toccano. E attenzione, Addosso Gino. a Gino si gira ancora. Ma È Gino che in tutto questo ci rimette lui la gara. Lui che era il favorito. combattente alla fine non pagante di quella che poteva essere un attimo un duello tra Assaltatore ed SM. Si è trasformato in un incubo per Gino. Danny ne approfitta. Sale in terza posizione. Aspetta che mi segnalano che cosa te l'ho imposta in pista. Ah sì? Segnatelo. Segnatelo. Va bene, lo segno un attimo.
Anche se comunque è ultimo, non può far nulla, quindi. Però vabbè, la legge Cioè, uguale per ma tutti. si ritirerà ai box perché è Sì. entrato ai E box ora. attenzione intanto, Pimax passa Gino, Ugoni mi sa che passerà anche Gino, vediamo perché ha la rotta giustamente, affonda. Gino quasi che Sì. lascia passare Checco. No, si ritira i box. Sì, allora niente. E attenzione, forse Ugoni è leggermente lungo, Gino mi sa che deve andare a cambiare ale, infatti rientra i box. Ma che peccato per Gino, che peccato Era per la sua Gino. gara. Dalla polla adesso si ritrova a dover rimontare tutto e dovrà mettere un set forse di gomma media. Per Vediamo. forza. Quasi sicuramente, anzi, ti dico, metterà gomma media. Mentre ti dirò, a saltatore le possibilità per tentare l'attacco le aveva, però ha usato troppo. Ha usato veramente tanto lì nei confronti di SM. E posso dire che questo episodio non passerà inosservato. Hanno rischiato tutti. Ora però c'è Ugonia in lotta con Pimax, si è avvicinato. Pure Dani si sta Vediamo, vediamo. avvicinando. Le due sorelline della Honda, vediamo cosa faranno. Che poi là davanti, Dani, 2-0, sta cercando comunque di ricucire il gap con Assaltatore. Sta girando veramente bene, ti devo dire. Vediamo, Sì, ma ci ha girando. preso. Ma praticamente non perde nulla dal suo passo gara. Cioè, 3 decimi solo No, di distacco nel secondo settore è buonissimo. ma tutti. Ma sì, ma alla fine tutti stanno avendo un buon passo gara, bene o male. Chi più, chi meno, comunque differenze si vedono, ci sono. Vediamo anche, sono curioso di vedere in quanto gira Pimax. 19, 20. No, 19. 19,5 E Ugonis si è il anche distacco è migliorato, ti tanto, eh. dico la verità, eh. Dal suo periodo brutto quando faceva Sì, oh, ma 21,5 Pimax, sta laggando. correggimi, lagga un po', vero? Sì. L'ho visto il colpo di lag. Vediamo se persiste ancora. Dobbiamo comunicargli un ritiro ai box in caso. Non voglio che succedano, diciamo, cose per il lag comunque, ma spero non sia così. Insieme qui davanti pure, si stanno piano piano avvicinando tutti. No, alla fine qui davanti abbastanza tranquilla la situazione. E più che Dietro no, altro, però. sai qual è? È qua dietro il bello. Eh Perché sì. guarda qua, Andrea, Bisconet e Massimiliano sono tutti qua. Uno dietro l'altro. Oh, bandiera Oh, gialla. Di ciumo. nuovo Ciummo. Ciumo. Ciummo da quando ha perso la macchina non riesce a trovare più il feeling giusto. Infatti adesso va con calma, però Il giustamente. contrario. Il completo contrario di Dani. Eh sì, Dani ha trovato un buon feeling. Ciummo, non so, dalla qualifica sembrava averne, nonostante il contatto che ha avuto con Massi, però adesso non si riesce a trovare. Aspetta, 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 Ugoni, Ugoni su Pimax. Ugoni Ugoni su su Pimax. Pimax. Oh, vanno insieme all'esterno Pimax. Ugoni difende dall'interno, scuola un po', però Ugoni col vantaggio anche del DRS e dell'ala mobile riesce a stare davanti qui alla fine di curva 2. E rimangono invariate anzi le posizioni con Massi Ugoni passa Bisconet pure. quarto e Pimax quinto. Gino Felicio, permettimi di dire, questo è il tempo e il giro veloce della gara, punto. Il giro felice. Il Gino veloce. Il giro veloce. Il Gino veloce, 1:18.495. Comunque piano piano Bani si sta attaccando, ma anche Assaltatore non sta guadagnando l'SM. Allora, è proprio quello che ti dicevo, e lo sai perché? Perché Assaltatore, allora, dubito che riesca ad andare fino a fine gara con queste gomme. Nemmeno Dani, nemmeno Dani. E dubito che Dani vada fino a fine gara come lo farà Ugoni, come Pimax, come Massi. Mentre, No, non lo Massi so. sì, Massi sì, a tragire meno. E allora. Però effettivamente, allora, Pure sai qual è il Nico. fatto? Che in questo momento sono altri 10 giri da percorrere. Uno volendo dice, vabbè, sono 10 giri, si possono rischiare. E fare la mia fine Silverstone. in Silverstone, quando ho bucato all'ultimo giro. Hai perso una posizione. Ho perso la P10. Veramente, è incredibile. Mi chiama Gianluca dalla chat. Gianluca,
Che succede? E intanto, mamma mia, Gino. Ma è Ah, le gomme indemoniato. nuove. È Le gomme nuove. indemoniato Gino Felicio. Gino Godri comunque indemoniato, potremmo deve essere chiamarlo. quarto, è arrivato undicesimo. Si vede proprio che non ha azzeccato la sua strategia. Eh sì, Godly. Ma sai cosa? Allora, c'era stato anche lo spin e tutto, però comunque dubito che in questo momento Posso poteva lottare con trovarsi quelli in una buona avanti. posizione. Esatto, sì. Ora come ora non lo Comunque, vedevo in ti zona. vado ad Oh, accennare. Andrea, A parte Andrea. errore. No, no, si è sbinnato Lo Andrea. so, visto, visto. Ti volevo accennare che Dani tra poco al DRS. Stessa cosa al saltatore. E Pimax ce l'ha su Goni, quindi Dani comunque ha chiuso in questo momento 6 decimi dai 2 secondi che aveva. Però adesso sta rimanendo 1,4 il distacco. E la gomma gialla ti dico che inizia a funzionare per bene, perché a saltatore era 1,4, è passato a 1,1, 1,2 adesso. Sta scendendo il gap, quindi è il momento in cui a saltatore deve dare il tutto per tutto. Stessa cosa Dani, Ugoni, stessa cosa per cercare di scappare anche da Pimax, che comunque anche lui ha una gomma del Gino che continua a martellare. Fa un decimo al giro più veloce e lo sta facendo per 3 giri di fila, 18,4, 18,3, 18,2, martella come un, non lo so, veramente un dannato. Inizia a prendere ciummo. Sta andando a prendere ciummo Mamma mia. così in un batter d'occhio praticamente. Come ciumma? Eh sì, perché Ah ciummo è sì, è vero. Ah nono. sì, è vero. Infatti, guarda, Ne vediamo. manca poco. Ma guarda, si migliora ancora nel primo circuito. No, ciumma Oh, Ciumo la Frasco è fuori. perde. Non è aggiornata. Per Ciumo. Bella bu. Cioè, è buio Ungheria. A differenza di un saltatore, però ha frenato tantissimo. Guarda, Ha perso tanto. ha 2-0. Guarda, perso. Dani ha DRS. Prende la Sì, ma scia. ha perso È tantissimo in velocissimo curva. sul dritto, Dani. Guardalo, guarda. Forse ci provano. Qua no, qua no, qua no, qua no. Mamma. Mamma mia. Quanto era vicino. Prende di nuovo il DRS. L'ala mobile, l'apre. Si avvicina, ma non qui. Aggredisce tanto all'esterno. Quasi. Quasi a tamponarlo. Ma attenzione, Massi intanto con Pimax. Mi sa ordine di scuderia. Con Massi che non l'abbiamo nominato, ma sembra essere lì. Per riuscire ad andare a prendere Ogoni in questo momento. Sembra essere lì per riuscire ad andare a prendere Ogoni con Pimax che ovviamente non aveva questo grandissimo passo. Vediamo se Massi comunque smentisce e riesce ad andare a prenderlo, perché vedo che sta lì. Guadagna curva dopo curva. È importante adesso. Ma è importante anche Dani che passi a saltatore. Lo vede lì, è vicinissimo stavolta. È il momento in cui deve provare l'attacco. Alla penultima curva adesso. E attenzione, Nico intanto si Nico. ritira. Nico si ritira. Attenzione a possibile safety. Safety, Eccola qua. safety, safety e Dani voleva entrare. Dani per un Mamma minimo voleva mia. entrare. È Mamma mia. Però bruttissimo. se entrava così non era regolare. Perfetto. Non era regolare. Non era. Ma proprio per poco. E Ugoni e Massi, guarda che ne approfittano. Qua mi sa che rischiano la rossa, eh. La rischiano. Se lo poteva. Sì. La Per rischiano forza, no, è tutta. La rosso. rischiano la rossa, va. Allora, vedevo una gialla. Voglio Sei da rossa. Peccato per vedere Dani una. perché veramente ho Massi ha visto che ha messo stanziato a gialla. Attenzione. destra. Mentre Gialla? Pimax mette No! rossa. No! Usata pure! No! Raga, ma sono 5 giri di rossa, eh! Scherziamo! Ma no, ma No, no, allora, allora non l'abbiamo nominato. no, no! Però tu sai quello che è successo la scorsa stagione a Massi in Ungheria. Che Sì. su bagnata ha montato le gomme bianche per un errore strategico. Io non vorrei, ironia della sorte, che fosse successo di nuovo e quindi le ha messo le gialle anziché le rosse. Ah, Porogoni ha messo la gialla, che è sbagliatissimo. È vero, Non ciumma le puoi l'ultima safety gialle. car. Vabbè, ma Ciumo ormai, cioè sì, può guadagnare un No, po', ma vabbè, ma con le che penalità, ha significa? pure Tu penalità. rientri gli ultimi giri, te la rischi con le gialle, ma. Ha Con pure le gialle, penalità. scusami, con le rosse. A 3 secondi, cioè può guadagnare forse, però a Gino davanti. Ma sai qual è? Allora, là davanti, i primi tre non si sono fermati.
No, si fermano ora. Ma se si fermano ora perdono tutto. Rientrano praticamente dietro la Mercedes e si ribalta tutto. SM non entra. No, SM entra e Invece come? entra. Assaltatore no, Dani no. Sensore. No, si ribalta una gara, signore incredibile. Si ribalta una gara. SM però SM giustamente. perde. Va dietro Papandrea. Ma sì, va dietro Papandrea, però si ribalta una gara incredibile. Qui o Dani assaltatore fanno una strategia tra loro due, cioè Regolare? che Che regolare, no, regolare, nel senso che loro non si danno invece di fastidio, dici? lottare scappano per poi lottare, perché Allora, che sennò tornano subito, vengono effettivamente. distrutti. Esatto, cioè gli conviene perché in questo momento, sai che cosa ti vorrei dire? Anzi, no, non te lo dico. Non te lo dico, però penso che puoi capirlo in base alle gomme. Ugoni potrebbe fare un da tappo? No. No, allora non l'ho capito. Non la voglio dire per il bene di Ugoni. Gli ho promesso che non gliela Ah. gufammo. Quindi In che non dirò senso? nulla. Lo Cioè, che se romano. No, in che senso? capirai No, a non fine sto. gara se succede. Tranquillo. Buca. Come fa a bucare? No. No! Ma che hai capito? Oh, vabbè. Per me Ugoni potrebbe vincere. Ok. Ah, effettivamente. Ecco, ma dico io, ma ci potevi arrivare anche tu? No, ormai gliel'ho No, dovuta perché dire. non... Come no? Il passo è nettamente superiore a Ma quello se di fin Dani questo giro, ma di Assaltatore. già. Sì. Effettivamente però sono tutti qui, è durata praticamente 2 giri, sì e no. E Assaltatore Sì. gestisce la ripartenza. Gomma gialla e gomma Assa al rossa. 50%, mi dice Doabba. Mamma mia, praticamente Dani avrà un po' di più di usura. Dani pure il Allora, però adesso 55. sicuramente Ugoni, conoscendo la posizione di Dani, deve aiutarlo. Secondo me in qualche modo Ugoni passerà davanti. Cercherà di passare Guarda, l'assaltatore e lo porterà. guarda saltatore, Davvero. mamma mia. Deve partire ora però. Lo Deve partire ora. blocca praticamente, lo blocca, deve dare lo strappo, si deve muovere. E È attenzione partito. perché Partito, partito, arriva. partito. Oh, Oh, parte. Dani ancora. Dani Scoda, ancora Dani. scoda. È la seconda volta su tre ripartenze, 2 volte ha Ma scodato. Ma attenzione a Massi, attenzione che si fa vedere. Si fa vedere, attenzione qua. no, guarda un po'. Non ce la fa. Ma qua dietro anche Oh, anche lotta. Ugoni. Anche Lotta Ugoni ha intanto scodato. tra Mercedes e Red Bull qua dietro. Pimax e Papandrea. Andrea che cerca di difendere. Pimax va all'esterno della 2. All'esterno e poi Dani, Dani, all'interno. Dani, Dani. Oh, è qua davanti, mamma mia. Quanti cambi di posizione con Massi che si ritrova in seconda posizione. Ugoni, Bisconet, Dani sono tutti qui, tutti raggruppati in un nulla praticamente. 5 giri adesso tutti da vivere con Dani che praticamente è quello più svantaggiato in questo momento. E Eh sì. Assaltatore è lì in prima posizione, deve scappare. Ma Massimiliano ha una gomma nettamente più performante della sua. Ugoni a sua volta ed è senza penalità. Ed è un finale Eh incredibile questo per una sì. Eh gara che è stata stravolta fin dal primo giro. Si avvicina Ugoni, mamma mia! sì. Ma li prende tantissimo in frenata! Li Eh prende sì. tantissimo! E guarda anche Bisconet vicino a SM, affonda il colpo nei Ma qui confronti di scuola Andrea. Oh, rosse. all'esterno! SM all'esterno chiude il sorpasso nei confronti di Andrea, che non ci sta, cerca di prendere tutta la scia adesso, ma sono così uno dietro l'altro a Trenino No, guarda Godric che è là Biscoletto su dietro. Goni. E È molto più attenzione veloce. Bisconet. Bisconet cerca di affondare il colpo. Ugoni, attenzione anche là davanti alla Red Bull di Massi nei confronti di Assaltatore insieme. Quasi che si sportellano e si Oh, l'ha buttato toccano. fuori. E mamma mia, così no, ragazzi. Di Mamma mia. Guarda Biscuit però quanto prepotenza. prende. E Assaltatore che guarda come cerca di difendere su Bisconet. Mamma Oh, mia. SM là SM dietro. fuori. SM là Safety dietro. car. È un altro safety car. Ma è incredibile. Qua Dani può recuperare tantissimo però. E mettere soft. Gli altri non possono. Cioè non ha senso che entrano tutti. Dani e saltatore qua possono recuperare forse. Eh sì, però. No, è Cavolo, rischioso. ma questa è la seconda volta che SM. Cioè, gli si rovina una gara. Ad esempio, Che domina. Francia era P2.
E per colpa di sì. un doppiato, diciamo, che effettivamente è stato così, Sì. si è ritirato. Adesso, un'altra volta, si è ritirato. Cioè, è proprio sfortunato SM, è incredibile. Mamma mia, Jimbo, ma Però cos'è voglio la dire, quarta safety car? mi sa di sì. Ma al Mamma quarto mia. giro, e al quarto giro, che dico, la quarta safety con 4 Non giri entra alla fine. Dani? Non entra il saltatore? Non entra nessuno. Non entra nessuno, ma mi No, sa che alla entra fine Pimax, entra Alcino. tentano delle cose nuove. Usate però. No. Pimax No, ce le ha vediamo. nuove. Sì, Pimax Pimax ce ce le ha l'hanno. nuove. E E anche anche Gino. Gino. Allora, tu fai conto che Gino non ha fatto i due, diciamo, Vero, due tentativi, quindi aveva un set di gomme nuove. Pimax partiva fuori dalla top 10, quindi a prescindere aveva anche il set di gomme rosse nuovo. Intanto Gianluca mi chiede le penalità, è vero, andiamo a vedere tutti i 3 secondi. E in questo momento Griglia, che è praticamente più vale che tantissimo. ribaltata. Però strana, non ci sono abituato così io. Mi dovete perdonare, ma non ci sono abituato. Pazza questa gara. Troppo pazza, direi. Effettivamente il dragone dice che God il top 5 è fattibile. Per la Ferrari sì, è buono. Effettivamente non ha tutti i torti, però. Io ho veramente paura per coloro con la gomma gialla di 20, 21 giri, cioè 20 giri di gomma È gialla che si sono rischioso, rotti. hanno sbagliato completamente strategia Ma per io ho veramente paura che Bisconet li me. prenda. Allora, hanno avuto sfiga Aspetta, saltatore aspetta, aspetta, io Daniel. aspetto la safety, eh. Non Sì. vorrei che facesse la mossa come sei tu. No, Non entra. un altro giro. Sono 2 giri di gara. 2 giri di gara. Ma che cosa mi stai dicendo? È già successo in F3, mi sa. Non mi ricordo dove, però. Due giri di gara. È successo, non mi ricordo dove. Bahrain sicuro, mi sa. Due erano due giri. Sì, Bahrain erano due giri. Ma non mi Bahrain ricordo sì, me la un'altra. ricordo. Erano 2 giri in F3 all'ultimo. Quella safety car che uscì. Per il ritiro mi sembra di Ragno e The Rogue. Sì, mi sembra di sì. E O fu ai primi giri, poi. non mi ricordo, mi sfugge in No, questo no, no. momento, Che però. poi io. Cioè, per sbaglio ho Arabia tamponato Saudita ci dice tanto Giovanni, mi sa che è stata proprio quella, sì. Esatto, troppo. Sì. Che poi io entrai per le soft e feci il giro veloce. sì. Perché era finita perché Paco aveva mezzo cannonato ragno Non usiamo cannonato. Dive e. bomb. Dive È entrato. bombato. Dive Italia. Robo. Dive bombolo. Bombolone al daivato. Bombolone al dive bomb e niente. Veramente Comunque, strana sta allora, gara. Dragone. Il signor Lo Dragone. appendo. No, ha fatto un'osservazione. Dice: vince Ogoni. Che per non saper né leggere né scrivere, per fare due calcoli al volo, effettivamente non ha neanche tutti i torti, eh. Ma deve passare Bisconnector, che lui ha le soft, ha un vantaggio indescrivibile. Ma lo E passi tu se un Ogoni non assaltatore riesce. che ha una possibilità di vittoria? Ma saltatore. Guarda Non è come va piano, facile da ovviamente passare. assaltatore deve. E allora questa Devi scena dare l'abbiamo già distanza. vista. Una gomma usuratissima, mamma mia, attenzione qua. Contro una gomma Sembra di nuova. rivivere Abu Dhabi. Però stavolta sono 2 giri, non è uno. Sono Ed è due giri, Ungheria. non è Parte, uno. Sta per iniziare il 34. parte, parte benissimo. Parte bene, Parte assaltatore down benissimo. subito. Un ottimo strappo nei confronti di Bisconet. Anche E là dietro Ogoni. Ogoni è incollatissimo. Quasi a baciare il posteriore dell'asse. Arriva adesso in curva 1. Vediamo, attenzione. Si apre un Lo avventaglio là passa. dietro. Passo Mamma Ogoni. mia. Passo Ogoni deciso ad affondare il colpo e anche Massi che cerca di prendere la posizione. Oh, e attenzione qui Smartellano. con Bisconet. Mamma mia, si sportellano di Bisca passa. Gianluca. Oh, incrocio di Massi.
Incrocio di Massi, capolavoro qui in curva 2. Come la chiude? La terza posizione se la mantiene così. L'assaltatore scappa adesso. Deve scappare. Un altro giro, ma non so se reggono le gomme, sai? Non so se Al reggono limite, le gomme. sono usurate tantissimo. Si vede da, cioè, si vede in Pod TV. Sono veramente Mamma mia, distrutte. voglio. Guarda qua, guarda quanto graining che c'è più che altro. Comunque, già si vede anche quella linea che Eh vedete tra sì, l'interno e l'esterno. Significa guarda quanto tanto. perde. Guarda quanto perde. E guarda Ugoni. Guarda Ugoni dov'è. Manca un giro. Non ci sarà DRS, ma è un'opportunità. E sta per iniziare un ultimo giro spettacolare. Che può essere il primo. Yugoni può Aspetta, essere. gialla, 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 Papa Andrea. E Andrea si. Oh, ciummo, 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 ciummo. Attenzione. Che la perde anche lui. Ma non perdiamo di vista la lotta qua davanti. Assaltatore. È lì. Si avvicina Yugoni. Tenta il tutto per tutto. Attiva l'ex. Curva 2. All'esterno. Cerca di passare. Non Mamma ce la mia. fa. Deve cercare. Un sorpasso incredibile. Qua ci Oh, prova. tocca! Ci voleva, voleva Mamma provare mia. l'incrocio, non ce la fa. Non ce la fa alla 4. Fine del primo settore, mancano due settori. Due settori separano assaltatore dalla vittoria. Due settori separano Ugoni da quella che può essere la sua prima. Ma Massi anche lui lì in terza posizione. Attenzione, si fa vedere nei confronti di Ugoni, ma non ne vuole sapere. Ugoni deve passare assaltatore. Allo Snake adesso. Secondo settore che sta per finire vicino. È incollato. Mamma Stavolta ci mia. prova. Gli manca una curva, difende l'interno. Ma attenzione, Ugoni Oh! all'esterno. Ugoni all'esterno. Non ce la fa ancora. È incredibile questo finale. È incredibile. Va all'interno all'ultimo. Oh, la Non ci penultima curva. credo! E la Non mette ci così davanti. credo! Attenzione. Attenzione, vanno insieme. All'ultima curva adesso. Insieme, ruota a ruota. Con Ugoni all'esterno. Saltatore all'interno. Ugoni che riesce a mettersi davanti. No! 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 No. No. No! È E vince Dani! E incredibilmente. vince Dani! Godri secondo! Che finale Non ci drammatico ad Ugoni credo! Non ci assaltatore. credo! Ma così non si fa. Non ci credo! Non ci credo! Ma così non si fa. Mamma mia. Ma che cosa è successo all'ultimo? Lomba. Io non parlo, però Sono. dico la mia, non è così, non si Non. può. Così non si Sì, non si può. può. Qualcosa va Sono. fatto. Qualcosa va fatto, non si può uscire così. Non si può lasciare così. È incredibile, veramente. Sono rimasto scioccatissimo perché poi Ugoni dal che non era, diciamo, favorito per la vittoria. Allora, te lo dico, la staccata che ha fatto alla penultima curva ci stava, perché sì, l'ha toccato, però è rimasto in pista il saltatore. Ma quello che è successo in ultima curva, no. Io l'ultima curva l'ho vista, ma non l'ho capito, cioè si sono No. agganciati. Il saltatore ha completamente stravolto Goni al muro. È Ti voglio quasi dire di sì, apposta. perché secondo me, voglio dire, Ugoni alla fine era bello esterno, era davanti. Era davanti, la stella in Alla pure. fine possiamo dirlo che aveva Wow. vinto. Aveva già vinto. Sì, però purtroppo è successo e. Non so. Non lo so, Lamba, comunque.
Sarà da vedere, ragazzi. Provvisoria la classifica finale, ve lo dico già. Vedremo che cosa esce fuori dalle penalità di direttori di gara. Io comunque vi ringrazio, a voi che siete stati in live. E vi ricordo che domani abbiamo la Formula 3 alle 16, sempre in Ungheria. Chiudiamo il capitolo dell'Ungheria. E prossima settimana apriamo quello del Belgio. Altra pista molto, ma molto difficile. Intanto, giustamente, facciamo le due interviste. Comunque, abbiamo un riscontro dai piloti. Andiamo a invitare Dani Godli e Massimiliano, il podio provvisorio, diciamo. Però vorrei invitare anche Ogoni, se permetti. Dani, poi vediamo Massi. E manca Godli. Dov'è? Non lo trovo. Eccolo qua. Ecco qua. Ho invitato i ragazzi che dovevo invitare. Aspettiamo che entrino. Ciao Godly, buonasera. Ciao Ciao Gadri. Ciao Dani. Da. ragazzi. Questo Dani sta con l'asciugamanino. Raga, raga, ma che Sono cosa ha fatto? sporco. No, ma raga, ma no, ma non ho capito neanche cosa è successo. No, Ma raga, il io punto è che cosa è successo? ho visto Raga, una io bella ho invitato con anche Ugoni, ditegli se può entrare perché mi non è dispiace troppo uscito, per lui. No. ha spento. Io voglio dire solo una cosa, Jimbo, se non fosse stato per il direttore, sì, direttore di gara, sentiamo. Che Se non vuoi da fosse me? stato, se non fosse stato per Marc Genèt a quest'ora oggi non arrivo neanche a podio. Tutto lui mi ha detto cosa fare, mi faceva da ingegnere di pista oggi. Ah, cioè praticamente la Ferrari è usata dalla Red Bull, come funziona? Ah, così Sì, funziona al contrario? è morto, ma mi ha dato una mano. Aia. No, però non Ma ho capito, io non ho veramente, avevo Ugoni in parti, stava passando alla penultima curva e poi l'ultima, te Massico che eri più vicino ancora, cosa è successo? nell'ultima curva, allora te lo giuro, io sono scattiato a ridere, No, io non ce ve lo la posso dire io che ero facevo, entro e io ero ero dietro proprio. di loro, allora, no, aspetta, te la No, racconto raga. io, proprio alla Massi, te la racconto alla Massi, allora, vedi, No. proprio Ugoni che fa, oh, se o ti levi o ti faccio spostare io, e il saltatore fa, e col beep che ti faccio passare. Bene, ok, Ugoni ci prova all'esterno, mi pare che era Ugoni all'esterno, Ugoni ci prova all'esterno, Sì, il sì. saltatore fa, io non ti lascio passare, la porta non te la apro, prende Ugoni fa, ma apro io, stai tranquillo, ha preso un piede di porco, il problema è il piede di porco, gli è caduto sul piede e si sono presi tutti e due. Ha accelerato, ha tirato Sì, un vabbè, ma ha saltato, accelerato. sì, però, scusate, ma Più tecnicamente. Calma. saltatore poi mi ha preso, lo stavo passando, mi ha preso, mi ha scaraventato sull'erba, la mia macchina è diventata una macchina da rally, penso che in fondo, No, ma non raga, so pure come si chiama, l'allenamento, dopo che il cazzo di ragazzi, segno che ho un fatto attimo. negli ultimi due... Aspetta, sì, Un sono... attimo di ordine, Perché oh. se no Allora, aspetta, mo' vi ci faccio parlare a spoileriamo tutta tutti quanti, l'intervista. un attimo. Giustamente, ho invitati per Vai, vai. le interviste, mannaggia a voi. Vabbè, allora. Iniziamo proprio da Massimiliano, Massi Verstappen, come vuoi che ti chiama, dimmelo Ma tu. il pilota del giorno chi lo ha preso? Godly. Godly. Scusa, io Minchia, ultimo è vero. doppiato, da ultimo doppiato a Effettivamente, te. Io ero penultimo. allora Ero ultimo posso dire una doppiato. cosa? Possiamo nominare voi tre piloti del giorno, effettivamente, e quattro Ugoni, perché se lo merita. Mi sono girato come un cretino da solo, la prima. Perché ho visto Dani che si gira. Faccio, oh Ma poi Dani si è Massi girato! E poi vedi scusa, lei. Massi scusa, ma è scattata il quinto semaforo, tu eri già partito. No, no, è scattato il quarto, lui Praticamente, era già infatti partito. lui ha visto la prima luce, è partito. Ah sì, io poi sono Cioè, rimasto. ti sei Non ha... E dimenticato come funzionava la infatti mi sono partenza. piantato, mi sono piantato, sapete Sai perché? cosa è successo Lo a sono Massi? rimasto lì fermo. Allora, ve la Calma. racconto io. Praticamente, io, Tu. Jimbo, ti ricordi che avevo la frizione, nella frizione, giusto? Nel pedale. Ho Ecco, paura. io l'ho spostata nella paletta, me lo sono dimenticato. Prima la frizione, vedi la macchina. Ne, che cazzo fa? No, che Massi, e caspita fa? no! Che caspita fa? Ehi,
Ehi. Dai che siamo in No. live. Scusate, no, ma sono veramente euforico. Mannaggia Teo. No, ma io voglio sapere, poi chi è Simo quello nel gruppo? E mi ha detto, mi hai rotto l'ala. In che senso? Ma chi? Il Simo L'Alfa Romeo forse? Sì, Quello l'Alfa che si è Romeo. ritirato, quello che si... Ma scusa una cosa, ma se manco l'ho visto l'Alfa Romeo, mi spieghi dove l'ho presa? Non lo so. Dove l'ho Allora, ma preso? piuttosto, Massimo, tu mi Vabbè, dici. comunque, parliamo della gara, va. Esatto. Poi dopo Allora, ma continuiamo, parlando della sentiamo. gara, voglio che mi descrivi un attimo il primo giro, cosa è successo. Allora, primo giro, faccio falsa partenza, rimango lì fermo per non restare avvantaggiato. Cioè, Ok. per non avvantaggiarmi, anche se ero Sì. svantaggiato dai drive-thru. Aspetto, partono tutti, detto, sono un coglione, sono un cretino, Basta! no, scusate, l'euforia, sono troppo Con contento, mi calma, mancava troppo sì, il podio. vabbè, poi vediamo, va Se bene. deve. Sempre se podio. Se ve lo Edoabba ripeto, ti se dice che podio. sei stato bravo. Grazie, Vabbè, dai, grazie, grazie. continua. Comunque, prende e vedo tutti in curva 1 che si ammassano. No, io per sbaglio, siccome avevo schiacciato la frizione, invece di frenare, premo la frizione. Stavo arrivando su una Ferrari, però non l'ho presa. Meno male. Dopodiché, è l'emozione. C'è Cazzo, la Godri. t'ho visto, t'ho C'è la Godri fa. visto. C'è la Godri fa. Ui, state calmo, why you? No, è la parola. Le parolacce. No, Raga, è come... tipo, non lo prendo. Moderatevi, che Non lo sennò... prendo. Passo all'esterno, vedo tipo una mandria di greggi, un greggi di pecore che si ammassavano tutte assieme. Hai presente Cars 1 quando Saitta passa in mezzo al No, casino? allora, Quello ero io. io ho visto nel primo giro di Ungheria... Ungheria 2021. Ho visto Mercedes che volavano, Ferrari che volavano, Ali che volavano di Aston Martin. Mamma Ma mia. io ho detto, due No, sono le cose, o ne esco indenne o mi ammazzano, e non mi ammazzano. mamma mia. Per fortuna. Poi, Poi, che ne alla fine so, ne sono sei andata. uscito indenne ma penalizzato. E Non per vabbè, poi ti giunta, sei... dovevo Ma poi tu scontare il drive-thru. penalizzato, doppiato... Dovevo scontare il drive-thru. Siccome ho rotto l'ala, perché me lo giravo, ho rotto l'ala. No, gli ho detto niente, gli ho detto non rientrare, boxer, cambiare l'ala, solo per fare il drive-thru, ok? Quindi non l'ho chiamato i box, non ho detto rientra i box. E te l'ho cambiato prima l'ala. Entra i box, cambia ala e cambio gomme. E io, Ma tanto allora. non cambiava nulla. Secondo me è anche meglio che la cambiate subito perché Effettivamente poi sì. perdevi di più. Perdevi Ma di più poi nel giro non con la. lo so. Vabbè, Eh sì, sì, perché quello poi sì. dovevi fare tutto il giro con la rotta. Poi, vabbè, ho scontato pure il drive-thru e sono finito davanti a Spartan. Gli ho dovuto tirare la staccata per tenermelo davanti in curva 1. Curva 1 era il mio punto di sorpasso preferito. Non lo so perché, ma riuscivo a tirare staccate incredibili. Pure su Assaltatore l'ho tirata, perché se no non mi sarei affiancato a quest'ora. Ho visto che lui aveva le gomme molto usurate. Allora ho detto, siccome mi ha detto, le gomme mi pare di 22 giri, non mi ricordo quanto ha detto, 22, 20 giri. Mi fa, o lo passi o lo passi. Gli ho tirato la staccata. Lui si è allargato, perché se no, due erano le cose, o stringeva ancora di più e io arrivavo sull'erba già in anticipo, o mi lasciava spazio. Mi ha lasciato lo spazio, l'abbiamo fatto assieme. Io non so se lo ha fatto apposta, la verità. Non lo so. Io e Genè presumiamo. Non dico la risposta. Però sono finito sull'erba e ho fatto manco una macchina da rally. Saltavo che era un piacere. Sono rientrato. Non penso di aver dato fastidio a nessuno nel rientro, giusto, G? Quando dici? No, Quando sono rientrato che Assaltatore mi ha mandato sull'erba e ho fatto. sì, l'ha andato tutto liscio Sono dopo il tuo rientrato rientro, sì. pulito. Ho visto poi un po' di casini dietro. Ah, e a proposito, non so che è successo con Ciummo, ma ci siamo fatti praticamente tutto il primo settore assieme. Siamo No, arrivati poi quando si è nella. girato alla curva 4, almeno Prima da quello che ho visto io, io l'ho ha avuto il passato. sovrastress in uscita. Perché io l'ho passato proprio all'ultimo. Ho detto non è che l'ho preso io, però se a quest'ora l'avessi preso, penso che per la fisica del gioco mi sarei ritrovato stampato al muro, penso. Penso. Perché se mi prendeva il posteriore in quella curva che è sinistra secca, voli. Però non penso di averlo preso. La freccia era pure bianca, quindi. Vabbè, in ogni caso se c'è bisogno della clip poi la manderò. Niente, poi altre safety. Cambio le gomme all'ultimo, mi fa Mark. Tutti hanno montato rosse. Tu lo sai che puoi vincere, ora gli faccio no, 3 secondi. Tu non demordere, puoi vincere, gli faccio non me lo dire perché poi me lo metto nel cuore. Va bene, non te lo dico, non Io vinci. poi ho Gli visto faccio. Massi a tagliarti la corda per Ah! primo.
No, Però ti io dico ci la provo verità, finalmente. cioè, oh, ma tutto è tutto, no? Io con Ugoni ci sono molto amico. Quando ho visto il contatto con l'assaltatore mi si è spezzato il cuore. Io là, Tu non hai idea, primariamente in ho parti riso. fra... Io sì, prima... ma un attimo, in parti era un attimino lì, è stato 2 secondi zitto. Io ho visto da, diciamo, Poi ha la scappato. quart'ultima curva che lui ci ha provato già all'esterno. Io Sì, veramente ma posso dire, pensavo cioè, l'avesse la passato, mi ha difesa, fido ora, con tutto tantissimo. il bene che ho per i piloti, ma la difesa che ha fatto assaltato che lì, voglio dire che, Allora, allora mi da fa ridere, dietro... sai cosa? Massi, tu l'hai visto, Matteo Marigno a Imola, te lo ricordi? Sì, La ma situazione è bene o male quella. io quello che ho visto da dietro, prima del contatto, quando già Ugoni ci stava provando all'esterno, no? Si sposta all'esterno e quindi Saltatore copre l'interno. Poi che fa Ugoni? Si risposta all'interno e che fa Saltatore? Fa un'altra volta esterno e poi interno. Ho detto, là c'è qualquadra che non cosa, perché questi si buttano fuori all'ultima curva, quindi io non ci provo. Ho aspettato, gli ho tirato la staccata dopo che loro si erano già presi. Mi sono avvicinato, ho aspettato che si buttassero fuori per passare, perché tanto lo sapevo che sarebbe andato a finire così, che Assaltatore si prendeva con Ugoni. Come se fossi stato io al posto di Ugoni mi sarei preso, perché sinceramente parlando io gli voglio bene, vado ad Assaltatore per carità, dico, lo conosco, ci corro da un po' con lui, però oggi ha fatto una difesa che non si può vedere. Non si può Però era vedere, l'ultima ok? curva, cioè in effetti sì, ci sta, però Ho sì, hai sentito. capito, ci può stare le ultime tre curve, però hai 22 giri di gomma già. Sì. Hai... Vabbè, allora la difesa al limite è Pure accettabile, ma se io. arrivi al contatto è È lì. arrivato al contatto e ha fatto giocare il podio ad Ugoni, penso, perché non so se ha concluso poi. No, mi No, pare di no. saltato che si è Io ritirato, Ugoni ha concluso. non so se poi, se non ho penalità, forse un 3 secondi li dovrei Ma reclamare, lo non sai lo che so, poi se poi se... mi devo Allora, se i segnare. 3 secondi Non ti penso di aver buttato vengono... nessuno fuori oggi, la verità. Più che altro mi sono stato calmo perché ero in mezzo al casino. Ho detto, ma sì, ragiona Vabbè, come faceva lo comunque, Massi, allora, scorso. io non voglio toglierti la parola, però effettivamente dovrei intervistare anche Sì, gli altri sto parlando due. più di Eminem. Sto facendo il concerto Cioè, io praticamente. con tutto il bene che ho, però... Ehi, scusi, mi Allora, faccia facciamo una... godere il mio decente podio, Va grazie. bene, allora Massi, la conclusione al volo. Sei stato La bravo, hai fatto la conclusione. tua gara, La doppia... conclusione. Prossima pista? Beh, Belgio. Belgio, Bello aspettatevi un schifo di tiro. che... No. Madonna mia. Belgio schifo. A Va Dani gli bene, piace Belgio, va bene. aspettatevi Godly, il mi primo Dani. raccomando, un altro podio come oggi. Non lo so, vediamo. Vabbè, a questo punto, visto che t'ho chiamato, Godly, vai, dimmi anche... Vada, vada. Dimmi la tua su questa gara, che ti dico la verità. Ah, ok, no, dicevo, la scelta di non rientrare alla prima safety non l'ho ben capita, ti dico la verità. Poi con le safety finale, che effettivamente non era male come idea, ho detto, vabbè, effettivamente questa è una giusta scelta. E mi sa che ne sono uscite forse troppe di un'altra. ho visto. Però per il resto... Travagliata. Ah, i giri intermedi di Ungheria, te lo dico anche per esperienza, sono quelli più noiosi, più difficili alla fine. Mamma mia. Scusate se interrompo, Godri, non si sente l'audio, mi sa, il live. Ah.
Andiamo Penso che bene. non l'hai attivato. Incominciamo, Tolla, incominciamo. Madonna. Quando parlo io? E vabbè, allora facciamo. Vai, 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 al volo. Consenti, vabbè, comunque mi dovrebbero sentire ora. Si è attivato e metto messo consenti Ok, sempre, allora segnalo. allora partenza, schivo Massi, prendo un'altra macchina, mi giro, cioè mi colpisce Nico Sobed dalla seconda curva. Poi giri intermedi, sono stato da solo, dopo aver cambiato gomme, ala e tutto. Alla fine invece ho visto appunto le tre macchine in ultima curva, ho detto quasi ammazzano, infatti si sono ammazzati e basta, cioè questo è successo in verità. Basta, per un riassunto molto, molto veloce per far parlare pure Dani, che sennò parla dopodomani. Va bene, Massi una penalità perché ha parlato troppo comunque. Andiamo avanti. 5 secondi. scusa, che Drive-thru, cos'è questa drive-thru. contestazione? Drive-thru. Beh, il drive-thru già l'ha scontato. Non Basta gliene diamo drive-thru, un non me ne altro. parlare di Sì, drive-thru, al che COF, al tra... Massi, parcheggio del aspetta, Mac. una domanda solo a Drive-thru al Massi. parcheggio del Mac. Sì, ma la gomma gialla all'ultimo è un errore strategico o una scelta tua? No, no, scelta mia, non volevo mettere la soft Ma che perché sapevo davvero? che... Sì, perché sapevo che le soft No, avrebbero questa me avuto... la spieghi post party. Facciamo No, no, te la parlare spiego ora, a Gaddafi. sai No, ma mi perché? fai parlare Due con te. secondi, 2 secondi. Perché tanto tutti avevano le pressioni al minimo, con le pressioni al minimo le gomme Io no. rosse hanno troppa aderenza, quindi in 3 giri se le fumavano le gomme. Ti sei sbagliato. Hanno avuto fortuna che E c'è stata l'ultima fortuna. Ma safety. Zitto, svegliati, va. Fortuna, che fortuna. intanto ci sono finito davanti. No. Vabbè, Mi Dani. dispiace. Sei dietro, sei Dani, per qua, dietro. raccontaci un po' la gara. Allora, dobbiamo partire dall'ultimo giro di qualifiche, che è stata proprio una cosa scandalosa. Però All'ultimo vabbè, giro, ovviamente. cioè, scodato qualcosa. Sì, ma so chi ha seguito. Abbiamo perso Dani? Tu, quante Ah, curve ci sono? ecco, ok. No, è che Quante non si curve ci sono in sentiva. Ungheria? Ah, ok, quante curve ci sono in Ungheria? 18 Ecco, 19 tipo. 17 ero Che ne solo so. dentro dalla parte sbagliata. Ah. No, ma veramente, ma perché è entrato nel giro di bilancio, non so se quella cazzata che ho fatto perché stavo guidando con una... Non ho capito, ma tu mentre parli che fai? Moody e ti smoody, perché non ti sentiamo? Ma come? Parli più a tratti di un No, robot, perché vi ho più che detto altro tutto. probabilmente si muove, Aspetta, è il no? microfono PS5, ragazzi. Forse. No, è che se lui si muove. No, è... Ma che vuol dire? Pure io mi sto muovendo, sto camminando. Vabbè, magari c'ha le cuffie col jack. Ma poi io c'ho Magari le c'è cuffie le col cuffie. jack. Boh, Magari c'ha le allora cuffie forse di un stiamo altro male. paese. Magari c'ha le Che cuffie di un altro paese duro lui. d'origine. Va bene, ma la cosa che io Almeno. mi sto chiedendo di più di Dani. Allora, Dani ha Sì. fatto una gara, possiamo dire, stile Massi, che ha rimontato anche lui. La domanda è, Chapeau, perché eh. Chapeau. Ciccio? Io La rimontare do no, la rimonto. domanda è: ma come hai fatto a Che ciccio. vincere? La domanda è come ho Bella fatto ad arrivare io penalità. secondo? Contando che cos'è? 14° giro, safety. 16° e fa safety. No, 17 forse. Tipo? E passo 5, 6 giro perché ci sono stati anche vari contatti. Rischio di girarmi 2 volte. Con... No, manco io, però vabbè. Lui si smuta, ti dico una domanda. Ovviamente no, di nuovo. Vabbè, basta che No, stai di fermo nuovo. mentre parli. Oggi il joystick. Ole. Siediti Oh, pure, così almeno sono no. No, finito. Avanti, scusami. siediti e parliamo. cos'è che non avete capito? Tutto. Faccio così. No, Ah! vabbè, Dani, in conclusione, vai, dici un In po'. conclusione, Sì. tanto culo e gomme che non sono scoppiate. Mettiamo Ok, così. Cioè, modo migliore comunque. per riassumere la gara. Che Sì, però effettivamente, comunque. allora capisco pure che oggi era venerdì 13 e quindi un po' si Infatti, sono spiega il morti tutto. tutti. E quindi un po' si può spiegare tutto, però voglio dire, c'è di meglio, effettivamente c'è stato di meglio. Quindi spero solo che in Belgio ci sia la No, in F1 che Belgio mi sarà aspetto peggio. io. No, ci... Purtroppo sì. 1998. E direi che con questa ho detto Oh tutto. no.
Cioè, abbiamo rivissuto un Gega 2021, che ci manca solo che mi fate rivivere Belgio Belgio 2000. 2022. Così non gareggiamo. No, Belgio 2000. Anzi, no, No! 2021, 2021, così non Esatto, gareggiamo. esatto. Mamma mia, vabbè. Sarebbe molto meno. Vabbè, vabbè, vabbè. Comunque, fatto un certo orario. Io, ragazzi, vi ricordo come sempre. Il certo Domba, sonno. controllami un attimo la chat, che è arrivato un messaggio. Non so se. Arrivo, Ok, no, perché io non ho la chat aperta in questo arrivo. momento. Me la dovevi rimandare, che manco io ce l'avevo aperta, avevo chiuso Twitch. Ah, a posto, siamo sulla stessa barca. Comunque, vabbè, Madonna. vi ricordo, domani Formula 3 in commento io e il signor Massimiliano, e alle 16 ovviamente, sempre in Ungheria. Ragazzi, sì, sono tornato. Purtroppo, lo diciamo o no, Jimbo? Quello che è successo. Allora, ve lo spiego io, insomma, capo, lo facciamo in 3 secondi. In 3 secondi. In 3 secondi. Sì. Vai, inizia a contare. Allora, Uno, due, Mediterraneo tre, più stop. Mediterraneo mischiato uguale litigi e dopo 5 minuti so pace. Ma poi Stop. aspetta, non litigi, discussioni accese. Disguidi in modo Da molto quando parli così? acceso. Tegonese, tegonese. Ok. È in modo terronese. E ne sciariamo praticamente, ecco. Però poi, ma con 5 minuti facciamo Terronese. pace. Esatto. A Modo posto. terronese. A Jimbo ha posto. capito. Sì, per fortuna. Hashtag siciliani in live, ragazzi. Raga, Sosteniamo la la Sicilia è Sicilia. sottovalutata. Comunque, Sì. vabbè, non voglio dilungarmi troppo. Abbiamo delle clip da visionare. Ho dei messaggi da mandare sul gruppo. Massi è P3 confermata. Può solo aumentare. No. Vabbè, Sì. ragazzi, è stato un piacere. Vi ringrazio a voi, vi faccio i complimenti per la gara. Per Grazie. quel che Grazie comunque è ragazzi. Grazie stata. boss. E dai, Grazie buona boss. serata, ragazzi. E io...